Buon pomeriggio e bentrovati per questa diretta streaming che vi proponiamo da San Vendemiano. Ci troviamo in provincia di Treviso, in programma la 16ª edizione del trofeo Città di San Vendemiano, 63ª edizione Gran Premio Industria e Commercio. Prova per corridori Under 23 a carattere internazionale. Tavolo del commento, assieme a me, come ormai capita da diverse puntate, Silvio Martinello. Ciao Ciao Silvio. Mario, buon pomeriggio a tutti gli amici in ascolto. Appuntamento con un altro grande evento ciclistico di questa primavera 2023. Davvero interessantissimo, ne parleremo nel corso di questa diretta anche degli appuntamenti che già hanno avuto sviluppo nella provincia di Treviso. Focalizzeremo l'attenzione anche sui prossimi appuntamenti, sia per gli Under 23 sia per gli Juniores, però prima di entrare in cronaca diretta sentiamo e vediamo insieme le interviste che ha raccolto Andrea Fin prima della partenza. Davide De Cassan, dopo le esperienze internazionali maturate in queste settimane, oggi è la volta di San Vendemiano. Innanzitutto, come sta la gamba? Bah, la gamba sta bene e anche come squadra siamo comunque ottimisti e vediamo cosa riusciamo a fare oggi. Sai che il Team Friuli è stato un po' la rivelazione di questo avvio di stagione. Sapevate di essere competitivi, sono arrivati tanti risultati, adesso è anche l'ora di Davide De Cassan. Adesso cerchiamo di raccogliere quello che possiamo raccogliere perché comunque quando si lavora bene, prima o poi, insomma, le cose arrivano, speriamo arrivino già oggi. Basteranno 5 scalate a Ca' del Poggio a fare la selezione? Data l'intensità, penso di sì. Senti, uomini da tenere d'occhio? Ce ne sono diversi, mi vengono in mente i nomi della Zarf, della Colpack, i ragazzi della Bardiani, la qualità è alta e vedremo come va la corsa. Sergio Meris, quando la strada sale, tu sei sempre davanti. Oggi di salite non mancano a San Vendemiano. Sì, ho disputato Belvedere, Recciotto e anche Piva in crescendo e quando appunto la strada saliva ero tra i migliori. Oggi è un bel percorso, Ca' del Poggio sarà davvero una bella asperità e speriamo di essere davanti e essere attivi. Bisogna aspettare le salite o si può fare la differenza già nella prima parte di corsa? Nella prima parte di corsa credo che ci sarà abbastanza calma e vediamo di lasciare qualche fuga, non troppo numerosa, e poi credo comunque che il percorso finale darà spazio alla gara principale, diciamo. Alessandro Romele, già campione italiano tra gli juniores, torni in provincia di Treviso per una internazionale di primissimo piano, il trofeo Città di San Vendemiano. Intanto, com'è la condizione? Ma sicuramente, sicuramente buona, rientriamo dal Giro di Sicilia dove appunto l'obiettivo era proprio quello di trovare la condizione, abbiamo fatto 3 giorni di lavoro fatti bene, quindi sicuramente ha dato una mano, poi grazie appunto anche all'inverno fatto in modo ottimo, e già dalle prime gare comunque la condizione c'era, abbiamo avuto qualche piccolo problema, ma diciamo che siamo tornati. E per quanto riguarda la gara, sì, sicuramente un territorio che mi ricorda appunto il terzo posto a Soligheto da junior e comunque ho già affrontato la salita di Ca' del Poggio, ma sono speranzoso anche oggi di poter far bene. Senti, tu che hai vestito il tricolore tra gli juniores, che stagione, che seconda parte di stagione ti attende? Ma una stagione come obiettivo un cambio di passo e abbiamo iniziato magari la stagione molto molto bene e con appunto piazzamenti e gare di rilievo, abbiamo avuto appunto quel mezzo calo dovuto a problemi fisici appunto, ma l'obiettivo ora è cambiare marcia e ottenere dei risultati che possano ripagare tutti gli sforzi. Alessandro Pinarello, reduce da un Palio del Recioto da assoluto protagonista insieme a Pellizzari e Martinelli. Oggi si cambia marcia, si corre a San Vendemiano. Intanto come stai e che gara ci attendiamo? Beh, dai, abbastanza bene, diciamo che ho volato stamattina che gli darò la Ligi e oggi vediamo un attimo com'è la corsa, come si muovono le altre squadre e poi vedo come sto anch'io. L'esperienza in Belgio com'è stata?
Beh, è stata una gran corsa, abbiamo avuto anche la fortuna di trovare bel tempo e ho mancato il risultato, però dai, speriamo di rifarsi oggi e poi con le prossime gare. Tu queste strade le conosci benissimo, 5 volte da scalare il Ca' del Poggio e soprattutto la salita di Formeniga che ha sempre fatto da lancio per gli outsider. Che corsa ci dobbiamo attendere e quale sarà il momento decisivo? Ma sicuramente gli ultimi giri saranno decisivi, terzo, quarto e quinto. È un percorso che richiede molto e bisogna vedere anche le altre squadre che intenzioni hanno, se tenere il gruppo compatto o se tirar fuori la fuga. Lo scorso anno avevi indovinato la ruota giusta, quella di Federico Guzzo al momento dello scatto, poi il ragazzo di casa è riuscito a fare la differenza. Quest'anno sarà Alessandro Pinarello a fare la differenza. Dai, vedremo come sarà la corsa. Davide Depretto, nemmeno 24 ore fa eri sul podio della Liegi Bastogliegi Under 23, intanto che esperienza è stata sulla strada del Belgio? Sicuramente ho capito tanto perché insomma hanno un altro modo di correre, il livello era altissimo e sì, è una buona esperienza, sono riuscito a raccogliere un terzo posto di valore e dai, è andata bene. Sul podio a Col San Martino, sul podio al Belvedere, sul podio a Liegi Bastogliegi, un avvio di stagione in cui ti manca solo la vittoria. L'unica cosa che manca è quella e speriamo dai oggi di recuperare la fatica di ieri, man mano i piatti e poi giocarmi il finale, insomma. Ecco appunto, San Vendemiano, che gara sarà? Beh, sicuramente è una gara dura e l'anno scorso si è visto che avevamo attaccato con Guzzo e quest'anno magari staremo un po' più a ruota e insomma sì, sarà una gara difficile da interpretare, però dai, io sto bene e la squadra sta bene e pensiamo di fare un buon risultato. Josué Epis, tra le rivelazioni del Giro di Sicilia, quel quarto posto ottenuto con i professionisti la dice lunga sulla tua condizione. Sì, sicuramente vengo da un buon periodo e spero che oggi esca il lavoro che abbiamo fatto. Oggi la corsa si pronuncia impegnativa. Sì, con 5 volte il Ca' del Poggio sicuramente ci sarà da tenere duro e spero di rimanere con i migliori per potermela giocare nel finale. Questa corsa si è decisa spesso con degli assoli, ma anche con degli sprint. E allora ti dobbiamo attendere protagonista sin sulla linea d'arrivo. Ma sicuramente darò il massimo per rimanere comunque nel primo gruppo e giocarmela alla fine. Moreno Argentina, oggi è la giornata dell'Amstel Gold Race, ma è anche la giornata del trofeo Città di San Vendemiano. Intanto partiamo dai ricordi. Un Amstel Gold Race come le classiche delle Ardenne che ti hanno sempre visto protagonista. Sì, a dire il vero, l'Amstel l'ho sempre un po' snobbata, anche perché ai miei tempi arrivava dopo la Liegi, dopo diciamo le corse delle Ardenne. Adesso il calendario è un po' cambiato, l'hanno messa diciamo prima di tutte le altre, quindi diciamo che è una corsa che sta prendendo sempre di più piede, è stata vinta da campioni, quindi sta prendendo ovviamente la sua strada. È una classica che quando un evento come l'Amstel si ripete e ha ovviamente alle spalle una buona organizzazione, trova ovviamente il suo collocamento nel calendario ed è giusto che sia così. È una corsa simile, diciamo, alle Ardenne come caratteristiche. È collocata in questa, diciamo, prima diciamo, di altre due come Freccia e Liegi, penso sia una bella cosa, soprattutto per valorizzare questa corsa. Qui a San Vendemiano non ci sono le Ardenne, ma ci sono le colline del Prosecco e Ca' del Poggio oggi saprà regalare spettacolo. Che gara ci attende? Ma io ho voluto onorare, diciamo, gli organizzatori e questa corsa perché sono veramente bravi e encomiabili, sono le nostre colonne del movimento e bisogna sempre ricordarselo. Ovviamente il percorso è molto bello perché si snoda sulle colline del Prosecco. Io personalmente ammirerò diciamo, la corsa proprio a Ca' del Poggio dove passeranno mi pare 5-6 volte. Insomma, già dal primo mattino si vede un po' che mentalità hanno. Ecco, queste sono da sostenere e da ringraziare per tutto quello che fanno. Ovviamente San Vendemiano, Lucia San Vendemiano.
Renzo Zanchetta, vice sindaco del comune di San Vendemiano, 7 giorni dopo il giro di primavera internazionale per gli juniores è la volta del trofeo Città di San Vendemiano. Quest'oggi di scena gli Under 23, quest'oggi nuovamente San Vendemiano tirato a festa. Assolutamente sì, è con vivo piacere che l'amministrazione ospita questa grandissima manifestazione. Siamo, penso, l'unico comune in Italia che nel giro di 10 giorni ha organizzato 2 gare internazionali per atleti juniores e adesso questa più importante ancora per i futuri professionisti. Il tempo ci aiuta e quindi grazie anche alle associazioni San Vendemiano Cycling Team e oggi il Velo Club San Vendemiano con presidente Gino Masri per la prima e Fabrizio Furlan oggi, perché lavorano tutto l'anno per mettere insieme una grande manifestazione. Io dico che noi, l'organizzazione mette in piedi il teatro e la scenografia, poi i veri attori sono i ciclisti e i team e quindi sarà una bellissima giornata di sport, questo ce lo auguriamo. Ti prendiamo dallo studio e vediamo le immagini relative alla partenza che è venuta alle ore 13.30 per questa 16ª edizione del trofeo Città di San Vendemiano. Una gara che per quanto riguarda la prima parte non presenta difficoltà di nessun genere, un centinaio di chilometri circa intorno a San Vendemiano, poi invece nella seconda parte tutto diventerà decisamente più difficile e impegnativo. Vero Silvio? 171 km e 600 metri la distanza totale, qui vediamo le prime fasi, appunto, come hai ricordato, abbiamo visto alle 13.30 è stato dato il via ufficiale a questa manifestazione. Sono 156 corridori alla partenza, distribuiti in 28 formazioni, 10 di queste sono formazioni straniere, 9 di club e una nazionale, esattamente la selezione slovacca. Un circuito, una prova che si sviluppa appunto su una distanza di poco superiore ai 170 km, i primi 10 giri in circuito pianeggiante, 10 km, poco più di 10 km, qui stiamo vedendo tra l'altro una caduta avvenuta durante i primi chilometri, una scivolata in questa curva sulla destra, però il corridore, una scivolata, un po' di distrazione forse, si è alzato immediatamente, quindi nulla di grave. E poi invece dal punto di vista tecnico la parte più interessante, con il circuito che prevede da percorrere 5 volte, che prevede la salita di via Manzana e poi quello che è diventato ormai una località storica per quanto riguarda il ciclismo, il muro di Cadelpoggio, che verranno ripetute queste 2 asperità per ben 5 volte all'interno appunto di questo circuito che si percorrerà per 5 volte per poi fare ritorno a San Vendemiano. La corsa che sta entrando gradatamente nel vivo, c'è ancora un giro e mezzo da percorrere sulla sezione piana del percorso e poi si uscirà da San Vendemiano. Si passerà a Conegliano e poi risalite a cominciare da Manzana, Formeniga e non ultima a Cadelpoggio. La corsa che si dipanna in questa prima fase con un ritmo particolarmente sostenuto nel tratto piano, c'è già una spaccatura e grazie alle informazioni che come sempre ci arrivano da Radio Corsa Informazioni, ci sono già 5 corridori al comando, dietro si sta creando una situazione davvero interessante, fasi altalenanti, però il vantaggio per chi è al comando supera già i 2 minuti. Caratteristica tipica, vorrei quasi dire, per quanto riguarda le competizioni che abbiamo visto in diretta streaming questa prima parte della stagione, attacchi dalla lunga gittata e poi il finale, grosso lavoro per il rimescolamento. Vedremo se sarà denominatore comune anche quest'oggi. Allora, ci sono 5 corridori al comando, le immagini che stiamo vedendo sono uno dei passaggi sotto la linea, sotto lo striscione del traguardo, questo del gruppo. Sono già transitati i 5 corridori che fanno parte del gruppo di testa, vi diamo anche i loro nominativi, sono Luca De Toffol e Lorenzo Tedeschi della Opla Petroli Firenze, poi abbiamo Fabin Krali della Ljubljana Gusto Santic, poi abbiamo ancora con il dorsale 111 Nicola Vettorata del team Gaiaplast Bibanese e con il dorsale 127 Samuele Pirre La Terra dell'Unione Ciclistica Trevigiani Energia Pura. Hanno un vantaggio esattamente di
vediamo gli ultimi aggiornamenti, di 2 minuti e 36 su un terzetto composto dal dorsale numero 21, Filippo Gallio, della Campana Imballaggi Geotech. Poi abbiamo con il dorsale numero 60, Bine Mishkulin, della Santi Gusto Ljubljana. E poi abbiamo con il dorsale 91, abbiamo Daniele Formica, della Solme Olmo. Appunto hanno un ritardo di 2 minuti e 36 nei confronti dei 5 corridori al comando, anzi in questo 2 minuti e 36 proprio in questo momento, e 5 minuti e 12 nei confronti del gruppo, in testa al quale, nelle ultime immagini, abbiamo visto la formazione della Zalf Euromobil Fior, una formazione che ha al proprio interno uno dei protagonisti, che abbiamo visto tra l'altro anche intervistato dal nostro Andrea Frin, Davide De Pretto, protagonista proprio ieri, è salito sul podio alla Liegi Baston Liegi, dedicata alla categoria Under 23 che si è corsa in Belgio, e lui era stato selezionato, con vestiva la maglia azzurra e ha concluso in terza posizione. Quindi il tempo di ritornare in Italia, un volo aereo, ed è stato schierato immediatamente alla partenza lui, che parte con il dorsale numero 2, Davide De Pretto. Infatti prima della partenza ho parlato anche assieme, è arrivato stamane con un volo direttamente dal Belgio per arrivare alla partenza di questa competizione. Nel plotoncino al comando, fra i 5, uno soltanto che ha già messo il sigillo in questa stagione è Samuele Laterra Pirè, gareggia con l'Unione Ciclisti Trevigiani, e lui è di Vittoria, arriva dalla provincia di Ragusa e ha vinto appunto per la formazione di Porta San Tommaso lo stesso giorno della Popolarissima, 19 marzo, ha vinto il Memorial Pepe Asta, ma questo per quanto riguarda appunto quei corridori che hanno già messo in saccoccia risultati importanti, ovviamente le vittorie. Poi se avremo l'opportunità andremo anche ad analizzare i piazzamenti, che sono sicuramente risultati di valore, secondi e terzi posti, ce ne sono tanti i ragazzi nel gruppo presente quest'oggi, ma torniamo alle immagini che ci propone la nostra regia. Siamo ancora nel tratto pianeggiante, credo che ci sarà ancora dal prossimo passaggio un giro da percorrere su questa sezione che gira intorno a San Vendemiano, in un circuito che è stato leggermente modificato. Questo che stanno percorrendo si diversifica poi dal percorso di ritorno, dopo che i corridori avranno percorso per bene 5 volte, avranno scalato per ben 5 volte la salita del Cadel Poggio, ritorneranno a San Vendemiano per il finale. Il circuito che dovranno percorrere sarà leggermente più breve. Intanto da sottolineare che c'è una forte collaborazione fra il portoncino al comando, e questo favorisce poi anche le analisi cronometriche che hai detto poco fa, Silvio. Sì, una situazione che si fa molto interessante. Questo è l'ultimo circuito, l'ultima tornata in pianura prima poi di dirigersi verso il circuito più impegnativo con le 5 scalate a Cadel Poggio. Prima ho citato appunto Davide De Pretto e il suo brillante terzo posto conquistato proprio 24 ore fa in Belgio a Liegi, nella Liegi Baston Liegi dedicata ai corridori Under 23. Una prova che è stata vinta da un altro corridore italiano, per la prima volta nella storia, Francesco Busatto, corridore vicentino che corre per una formazione belga, per la formazione, diciamo così, development della Wanty. Francesco Busatto che ha battuto allo sprint Antoine Ubi e appunto Davide De Pretto. Facevano parte tutti insieme di un drappello di una ventina di atleti che è andato a giocarsi il successo in questo gruppo di testa. Facevano parte anche Alessio Martinelli e Giacomo Villa, ve li ricorderete perché Villa, Martinelli e De Pretto sono stati i tre corridori che tra l'altro hanno occupato le prime tre posizioni del podio nella prima domenica di aprile nell'internazionale del trofeo Piva a Col San Martino, e che giustamente sono stati selezionati per questa edizione della Liegi Baston Liegi che si è corsa ieri e che ha visto il successo appunto di Francesco Busatto e la terza posizione di Davide De Pretto. Quindi al
via di questa manifestazione a San Vendemiano, questo 16° trofeo Città di San Vendemiano, 63° Gran Premio Industria e Commercio, brillantemente organizzata dal Veloce Club San Vendemiano, presieduto da Fabrizio Furlan. Tanta qualità, come c'è stata tanta qualità in tutte le prove che abbiamo seguito in questo fantastico mese di aprile, che come da tradizione è il mese che racchiude momenti agonistici e prove agonistiche veramente di grande interesse, dedicata alla categoria Under 23. E ritorneremo ancora su questa categoria con appuntamenti di grosso livello, uno ce ne sarà nel mese di agosto, interesserà ancora la provincia di Treviso, ne parleremo fra poco, però Silvio, volevo però focalizzare ancora un aspetto che ritengo sia più che una curiosità. Busato e De Preto, tutti e due vicentini, di Mussolente, come dicevi, Busato, di Piovene Rocchette, De Preto, e sono coetanei, tutti e due nel 2002, quindi sta fiorendo bene questa categoria Under 23 con corridori di sicuro interesse. Prendo un appunto, Silvio, per quanto giunge da Radio Informazioni. Vantaggio dei fuggitivi aumenta a livello esponenziale, siamo già a 6 primi e 16 secondi. Per due ragioni sostanzialmente, 6 primi e 16 secondi nei confronti del gruppo, qui li vediamo in queste immagini, 5 di testa, si va a sprintare per i traguardi volanti che ad ogni passaggio ci sono sulla linea del traguardo, il loro vantaggio è salito anche nei confronti dei primi inseguitori, 3 minuti e 11, vale a dire Gallio, Miskulin e Formica, a 6 e 16 come hai ricordato Mario, il gruppo per due ragioni sta dilatando questo vantaggio. Primo, perché davanti nessuno fa mancare il proprio apporto, c'è grande armonia, tutti hanno l'interesse, i corridori che fanno parte del quintetto di testa, ad andare più in là possibile, e dietro perché non si è ancora organizzato in modo efficace un vero e proprio inseguimento che molto probabilmente partirà quando la corsa giungerà nel circuito più impegnativo, dove dove avendo la possibilità e avendo le gambe per farlo, soprattutto ci sarà l'opportunità di andare a recuperare, magari di fare la differenza e di andare a selezionare poi quel drappello di corridori che andranno a contendersi il successo. Certo che però un attacco da così lunga gittata, usiamo questo termine, è corretto dire che si sprecano energie anzitempo? Ma dipende molto, questo lo sapremo solo dopo, nel senso che nel momento in cui dopo la corsa capiremo che tipo di evoluzione ci sarà. È evidente che non tutte le formazioni hanno il corridore vincente per una prova così impegnativa, molti atleti sanno di non poter competere fino alla fine, quindi questi cercano attacchi da lontano per mettersi in evidenza, per cercare la condizione, per fare fatica e quindi appunto per andare a tentare di trovare quella condizione che può tornare utile negli appuntamenti successivi. Sta nella normale evoluzione delle corse che ci sia chi prova ad andare all'attacco partendo da lontano e chi chiaramente ha la responsabilità di controllare, e quindi come vedi non ci sono componenti della Zalfero Mobil Fior nella fuga, non ci sono componenti del Cycling Team Friuli, della Colpac Ballan, che sono un po' le formazioni Under 23 di riferimento, e pertanto molto probabilmente sarà soprattutto sulle loro spalle che dietro bisognerà organizzare l'inseguimento. Abbiamo visto poco fa Tedeschi che ha avvicinato la sua ammiraglia dove c'è Stefano Masetti ad accompagnare l'Opera Petroli e Firenze, già alla ricerca di indicazioni? Ma più che altro sono in questa categoria, non ci sono le radioline, quindi non ci sono gli aggiornamenti da parte delle ammiraglie, gli aggiornamenti arrivano dalle ammiraglie, ma bisogna andare a fianco appunto all'ammiraglia per poter parlare con il direttore sportivo, che ha la possibilità a quel punto di aggiornare i propri corridori e anche di concordare insieme, chiedendo per esempio come sta, per capire che tipo di tattica o di atteggiamento mantenere. Insomma, la corsa è ancora lunga, abbiamo superato ormai abbondantemente la metà gara, abbiamo superato anche i 100 km di gara, quindi mancano meno di 70 km al traguardo, ma sono i 70 km più impegnativi. E adesso da San Vendemiano proseguiranno in via
in direzione di Conegliano, andranno a lambire proprio questa storica città trevigiana per affrontare poi da Via Lourdes quel tratto di strada che porta verso Tarso, un drittone infinito, però a un certo punto dovranno piegare sulla destra e qui cominceranno ad incontrare le salite di Via Manzana, poi Formeniga, scenderanno ancora sulla provinciale che collega Conegliano a Tarso e a questo punto che affronteranno Via Pascoli, che altro non è che la salita di Cadel Poggio. Eh sì, la salita famosissima ormai di Cadel Poggio, che è gemellata con alcuni dei muri più importanti che hanno fatto la storia anche del ciclismo, il Mur de Bretagne in Francia, dove negli ultimi anni ci sono state anche un paio di arrivi di tappa del Tour de France, il Mur de Gramont in Oegerasbergen nelle Fiandre, che è stato un po' sacrificato ormai nelle ultime edizioni del Giro delle Fiandre con questo nuovo percorso. Fino a qualche stagione fa era praticamente il punto topico dove si decideva il Giro delle Fiandre, ora con questo nuovo percorso e quindi con il circuito che prevede ben 3 passaggi sul vecchio Quaremont e 2 passaggi sul Paterberg, è stato sacrificato appunto il muro di Gramont. E il muro di Cadel Poggio, che è protagonista di tante manifestazioni, quella di oggi è una delle tante testimonianze che si corrono e che si tengono in provincia di Treviso e che è anche, spesso e volentieri, lo sarà anche in questo, mi pare, 2023, protagonista di passaggio del Giro d'Italia. E sarà ancora interessante. Bisogna dire che hanno avuto un'ottima intuizione, a cominciare dal sindaco di San Pietro di Feletto, considerato che Cadel Poggio si trova all'interno di questa comunità, e gli sportivi della zona che hanno caldeggiato proprio l'operatività e la realizzazione di questo che è diventato un punto di riferimento principe per il ciclismo della marca trevigiana, insomma. Già lo dicevi, innumerevoli sono le competizioni che attraversano questo tratto del percorso, che a dire la verità poi non è molto lungo, poco più di 1 chilometro, ma che toglie respiro fin dalla prima pedalata. Soltanto a guardarlo ti toglie respiro, con pendenze appunto che diventano in alcuni casi superiori al 20%. Intanto le nostre immagini si soffermano ancora sul terzetto che viaggia all'inseguimento e quindi Gallio, il corridore di Campana Imballaggi Geotex Trentino. Poi viene Miskolin, l'atleta sloveno nato nel 2004, e Daniele Formica di Solmeo Olmo, un corridore nato nel 2002, che appartiene poi fra l'altro a una formazione in questi ultimi giorni si è portato a casa 2 vittorie di filato grazie a Buda, che non ha perso l'occasione di incamerare 2 risultati importanti. Questa è la società Solmeo Olmo di Gianpietro Forcolin. Le immagini ritornano sul quintetto al comando, se la danno a gambe e vanno a passare in quel di Conegliano e fra poco cominceranno i saliscendi di Formeniga e gusteremo già subito il primo dei 5 passaggi a Cadel Poggio. E qua chi ha energia sulle gambe, chi è dotato per questo tipo di percorsi, a volte diciamo che un percorso, una salita così breve può essere superata a dislancio da quei corridori scattisti che proprio non sono veri e propri scalatori, ma che saltano queste difficoltà con estrema disinvoltura. È vero Silvio? Sì, anche se la distanza comunque di poco superiore al chilometro impone comunque una certa prudenza, non c'è l'arrivo in cima, quindi ci sono 5 passaggi e poi c'è da pedalare ancora appunto verso il traguardo di San Benemiano, ma sarà naturalmente il punto topico dove chi vorrà provare, avrà la forza di provare a fare la differenza, proverà a farla. Nel frattempo c'è un aggiornamento, è aumentato il vantaggio dei 5 uomini di testa nei confronti dei primi 3 inseguitori, 3 minuti e 38, è diminuito invece il vantaggio
che avevano nei confronti del gruppo. Eravamo a 6 minuti e 16, l'ultimo aggiornamento riporta 5 minuti e 47, quindi non abbiamo immagini, abbiamo due moto al seguito, anzi approfittiamo per citarli, su Moto 1 Andrea Finn alle riprese e Silvano Daros alla guida della moto, su Moto 2 abbiamo Roberto Casarin con Sante Garlante, dopodiché c'è una telecamera fissa che è coordinata da Franco D'Amuzzo che è sul traguardo a San Vendemiano, quindi avendo due telecamere in movimento non c'è la possibilità di capire e di vedere cosa sta accadendo nel gruppo, però possiamo intuirlo. Come possiamo intuirlo? Appunto dal fatto che il gruppo ha diminuito il proprio vantaggio nei confronti dei cinque uomini al comando, quindi ritengo che ci sia qualche formazione che ha iniziato ad organizzarsi e ha fatto partire l'inseguimento vero e proprio. E qui bisogna stringere, siamo entrati decisamente nella seconda metà della corsa per quanto riguarda il chilometraggio, in quella che è la sezione più difficile del campo di gara, e quindi adesso l'attenzione da parte di tutte le formazioni sarà altissima proprio per non rischiare di essere tagliati fuori dalle risoluzioni finali. In coda vediamo per la formazione slovena Fabian Kralj, che viaggia in quinta ruota. In questo, ecco qua, torniamo ancora sull'inquadratura con il quintetto di testa che fin dall'inizio ha armonizzato bene l'attività con cambi regolari, mantenendo un ottimo ritmo, e anche la media si è andata a stabilizzare. Però adesso fra questi De Toffol, Tedeschi, Kralj, Vettorata e la Terra Pirè, li vedremo fra poco o quando affronteranno per la prima volta Cade il Poggio, se avranno tutti le stesse caratteristiche per reggere a una salita così difficile. Tra poco inizieranno a salire verso Formeniga, che c'è un antipasto prima di Cade il Poggio, anche questa è una salita che verrà ripetuta 5 volte. Il circuito che hanno iniziato ad affrontare misura 10 km e 700 metri, leggermente più lungo rispetto a quello che hanno affrontato per 10 tornate subito dopo la partenza, che misurava appunto 10 km e 100 metri, leggermente più lungo ma certamente molto più impegnativo, sia dal punto di vista dell'asperità, appunto la salita verso Formeniga, e poi lo strappo durissimo di Cade il Poggio, il muro di Cade il Poggio, relative discese e tratti anche abbastanza tortuosi dal punto di vista planimetrico, quindi dove bisognerà prestare grande attenzione. È una bella giornata di sole, la temperatura insomma da primavera, non dico da primavera inoltrata perché è una primavera che fa fatica un po' a farsi largo, che stenta, però negli ultimi giorni ha piovuto molto nelle nostre zone, qui nel nord-est, invece oggi una giornata di sole, quindi nessun pericolo di pioggia per i corridori, quindi la possibilità di correre in condizioni climatiche ideali. Si inizia a salire appunto verso Formeniga, quindi noi e chi ci sta seguendo abbiamo la possibilità anche di capire, seguendo le immagini, le difficoltà reali di queste due salite che stanno iniziando ad affrontare i corridori. Lorenzo Tedeschi, toscano, arriva dalla provincia di Massa, un corridore nato nel 2002, ecco che nel frattempo però gli si alterna al comando Samuele La Terra Pirè con la maglia della Trevigiani, e qua adesso ognuno deve mettere del proprio. Se prima c'erano quei cambi regolari che favorivano la velocità, adesso invece bisogna spingere sui pedali, e qua se perdi qualche metro poi magari diventa difficilissimo poter recuperare. Mi sembra proprio Nicola Vettorata del team Gaia Plast Vibanese, un'altra storica società trevigiana, atleta bellunese, Vettorata, lui arriva da Serenda il Grappa, è un corridore giovane, 19enne, nato nel 2004 e viaggia in coda intanto a questo quintetto. E lo vedete, sì, con il dorsale 111, sembra in questa fase essere del quintetto di testa, anzi tolgo il sembra perché insomma ci sono evidenti difficoltà a seguire il ritmo degli altri quattro. Li ricordiamo, la coppia dell'Opla Petroli Firenze, Luca De Toffol e Lorenzo Tedeschi,
Poi abbiamo con il dorsale 65 il della formazione Ljubljana Gusto Santik Fabien Krali. Poi abbiamo con il dorsale 127 Samuele Pier Laterra dell'Unione Ciclistica Trevigiani Energia Pura e appunto Nicola Vettorata del team Gaia Plast Bibanese. Questi invece sono i tre i più immediati inseguitori. Il loro ritardo è superiore ai 3 minuti e sono lì tra il gruppo che ha aperto le danze, che ha aperto la caccia nei confronti dei 5 uomini al comando e i 5 uomini appunto che stanno guidando la corsa. Questa bella immagine che sdoppia il teleschermo, sulla sinistra la testa della corsa, sulla destra il terzetto dei primi immediati inseguitori. Intanto pregevoli, dobbiamo dire, per quanto riguarda il profilo tecnico, pregevoli le immagini che ci stanno arrivando dalle nostre moto di ripresa e quindi copertura che soddisfa dal punto di vista tecnico anche i tecnici che hanno lavorato e operato per mettere a punto questa diretta streaming. Non manca poi molto, adesso Silvio, fra poco un breve tratto di discesa piegando sulla sinistra, giù in discesa la rotazione circolatoria in località Casotto e poi guarderemo, grazie alle riprese, alle nostre moto riprese, guarderemo il primo passaggio sulla salita. Da sottolineare anche un altro aspetto che ritengo importante per quanto riguarda l'organizzazione. Parliamo del Veloclub San Vendemiano, che è una società rodata per quanto riguarda le organizzazioni ciclistiche, in perfetto ordine tutto il percorso, e non è semplice una giornata festiva tenere i tracciati di gara così liberi da quella che è la normale viabilità, e quindi un plauso va anche agli organizzatori che hanno pensato bene a focalizzare anche questo aspetto. Mentre arrivano le prime immagini dal gruppo, da ciò che sta accadendo nel gruppo, e non è un caso che il ritardo appunto del gruppo che stiamo vedendo inquadrato in questo momento, che è iniziato a salire verso Manzana, sia sceso a 4 minuti e 27 nei confronti dei 5 uomini al comando, 3 minuti e 17 invece il ritardo del terzetto, che fra poco, credo, salendo verso Cava del Poggio, potrebbe venire raggiunto dalla rincorsa del gruppo, che lo vedete insomma inquadrato, dove ci sono diverse formazioni che nel frattempo si sono organizzate, tra queste il Cycling Team Friuli. Vediamo sulla destra dei teleschermi le maglie della formazione kazaka della Astana Kazakhstan Development, la formazione Continental della sorella maggiore che invece fa parte della categoria World Tour, tra l'altro Astana che si è garantita una soddisfazione, una delle prime di questa stagione 2023 con Lutsenko, che ha conquistato l'ultima tappa e la classifica generale del Giro di Sicilia che si è concluso venerdì scorso, quindi primo successo 2023 per la formazione World Tour kazaka. Abbiamo le immagini e avremo le immagini dalla telecamera fissa anche sul Gran Premio della Montagna, quello qua di Ca del Poggio. Intanto però dal terzetto inseguitore rimane solo con il dorsale 91 Daniele Formica ad inseguire, si sono rialzati Miscolin e Gallio e quindi solo all'inseguimento il corridore di Solmè Olmo, l'atleta che arriva dalla provincia di Messina, un corridore nato nel 2002. Eccolo qua, abbiamo anche l'immagine pronta che ci viene fornita dalla nostra regia. Si sono rialzati gli altri due e qua entriamo. Credo si sia rialzato anche lui, perché sta pedalando con quella classica andatura in cui sta recuperando e sta aspettando l'arrivo del gruppo. Fiorenzo Favero, direttore sportivo della formazione Gianpietro Forcolin, il dirigente di riferimento, che insomma, approfittiamo per salutare entrambi, sia Fiorenzo che ha la responsabilità di guidare la medaglia, gli hanno suggerito chiaramente di rialzarsi. Ci siamo, località Casotto, ecco qua, piega sulla sinistra e questo è il dente di Ca del Poggio. Basta guardare da questa prospettiva quanto si presenta difficile, imperiosa
questa salita. E qua c'è anche lo stuolo dei tifosi, degli appassionati, che non mancano mai al passaggio dei corridori in questo luogo. Passeremo davanti anche al noto ristorante Cadel Poggio, a circa tre quarti della salita, e poi piegando ancora sulla sinistra bisognerà rialzarsi sui pedali per rilanciare il ritmo e giungere così sul Gran Premio della Montagna. Intanto siamo al primo dei cinque passaggi e sarà qua dove la 16ª edizione del trofeo Città di San Vendemiano e 63esimo Gran Premio Industria e Commercio avrà l'espressione migliore. Si inizia a salire, sulla sinistra vedete la fatica dei cinque uomini al comando ad affrontare le dure rampe di Cadel Poggio, sulla destra invece la telecamera fissa che è coordinata da Franco D'Amuzzo, che è pronto naturalmente ad immortalare tutti e cinque i passaggi. Ritorniamo sul gruppo di testa, ho l'impressione che abbia perduto definitivamente contatto Nicola Vettorata, eccolo là, sì, si è staccato, quindi avevamo avuto l'impressione giusta, era tra il quintetto, tra coloro che formavano il quintetto di testa, l'uomo più stanco, e si vedeva abbastanza chiaramente. Gli altri quattro continuano ad affrontare, ed è importante, è opportuno un po' per tutti rimanere insieme, perché se ci fosse bagarre fin da subito chiaramente si selezionerebbero, ma non c'è il traguardo in cima e soprattutto mancano ancora tanti chilometri. Questo è solo il primo dei cinque passaggi a Cadel Poggio, quindi la corsa è ancora tutta da scrivere e tutta da seguire naturalmente. Tedeschi che fa l'andatura, in coda il suo compagno De Toffol, ma sono là in un fazzoletto proprio, sono ancora molto molto vicini. Questi sono quei tratti di cui parlavamo in precedenza, che sfiorano il 20%, e quel fatto di avere un'andatura, Silvio, che va a zig zag per rendere meno difficile la pendenza. Sì, per cercare di superare diciamo le dure pendenze, qui ci si avvicina al 20%, il muro di Cadel Poggio da questo versante. Dall'altro non è da meno, è un po' più ripido, con meno tornanti, è un po' più, scusate, dritto con meno tornanti, ma è sempre non è un caso che si chiami muro di Cadel Poggio, perché ci sono tutte le pendenze appunto che lo fanno assomigliare ad un muro, e le difficoltà che i corridori stanno affrontando nel superarle, queste pendenze, le sono un'ulteriore testimonianza. Tra poco ha iniziato a salire verso Cadel Poggio anche il gruppo, proprio in questo momento abbiamo dei monitor di servizio, ecco arriviamo, la regia prontamente ci mette sugli schermi e mette in onda anche il gruppo che ha iniziato a salire verso Cadel Poggio, e quindi la possibilità chiaramente di continuare a ridurre questo gap nei confronti degli uomini al comando, che oltre alle difficoltà del percorso stanno accusando anche la stanchezza di un attacco che è partito da molto lontano. Certo che si sono avvicinati tantissimo, soltanto al primo passaggio su questo circuito, che ricordo sarà da ripetere per cinque volte, il gruppo ha recuperato tantissimo e quindi ha alimentato su questo primo tratto della salita, faccio riferimento alla salita di Formeniga, una velocità maggiore rispetto al quintetto, adesso rimasti, come abbiamo già detto, in quattro, e quindi De Toffol e Tedeschi, compagni di squadra all'Opla, poi i Crali di Lubiana Augusto Santi e la Terra Pirè di Unione Ciclisti Trevigiani. Fra poco, dopo questa curva, il Gran Premio della Montagna, poi un po' di respiro mentre siamo entrati nella comunità di San Pietro di Feletto, che sta occupando ormai sugli annali della storia del ciclismo un ruolo importante proprio per questo tracciato che si sono inventati. Era poco più che una carrereccia una decina d'anni fa questa strada, e adesso invece è punto di riferimento. Siamo al Gran Premio della Montagna, il primo passaggio, le immagini che avremo anche di fronte, ed eccola qua, bellissima anche la soggettiva che ci fa vedere il paesaggio di San Pietro di Feletto, che spazia sino a Vittorio Veneto, e adesso
giù in picchiata. C'è il passaggio di Lorenzo Tedeschi in testa, che comunque è una soddisfazione, perché questa tanta fatica verrà premiata anche, insomma, dalla soddisfazione di essere transitati intanto per primi a questo primo Gran Premio della Montagna. Il ritardo del gruppo è cronometrato a 3 minuti, quindi c'è stato veramente un grandissimo recupero negli ultimi chilometri, agevolato anche dall'inizio delle salite. Uomini della Colpack Ballan, della Zalf Euromobil Fior, del Cycling Team Friuli, della Stana Kazakhstan Development nelle prime posizioni. Questo è il gruppo principale, con due componenti della formazione bergamasca, della Colpack Ballan, che hanno in Flavio Miozzo, anche lui un ex professionista in ammiraglia, oggi a dirigere le operazioni. Sono tanti gli ex professionisti che si dedicano in questa categoria, solo in questa manifestazione ricordiamo Gianni Faresin a capo delle operazioni in Zalf Euromobil Fior, Dario Nicoletti a capo delle operazioni in BS Carrera, Alessandro Coden, anche lui ex corridore, abbiamo Mirko Rossato, non dimentichiamo la formazione della Green Project Bardiani CSF con atleti di grande qualità, l'abbiamo citato, Fiorenzo Favero della Solme Olmo, Michele Coppolillo della formazione in Emilia Romagna Team Tecnipes, e dopo andando avanti Flavio Miozzo, che già abbiamo ricordato, e quindi tanti ex professionisti, atleti che hanno avuto la possibilità di fare una discreta carriera anche nella massima categoria tra i professionisti, che ora si dedicano a seguire le formazioni giovanili. Colpa davanti, in terza posizione, guarda un po' chi c'è, è proprio Davide De Preto, intervistato prima della partenza da Andrea Finn, grazie al terzo posto conquistato ieri. Eccoci qua, siamo al passaggio sul Gran Premio della Montagna. Il gruppo sì, è un po' allungato, ma non ci sono vere e proprie spaccature. Come no. Dire che per quanto riguarda questo primo giro, molti si sono rilevati in grado di superare questa salita. Certo che però dobbiamo dire che è soltanto il primo passaggio questo. Sì, ne mancano ancora alcuni corridori, hanno perduto naturalmente contatto, i corridori meno preparati, però c'è stata un'andatura, sai, c'è anche la necessità da parte delle varie formazioni, che sono composte da 5, massimo 6 elementi, alcune anche partono con 4 elementi, quindi non sono numeri che consentono chissà che così di disperdere allegramente le energie e le forze. Bisogna rimanere compatti perché ci sono ancora tanti chilometri da percorrere, quindi le formazioni che si devono assumere la responsabilità di organizzare l'inseguimento devono, per forza di cose, anche insomma, invece di salire a 13 km all'ora su pendenze di questo genere, si sale a 11, si sta tutti compatti, tanto c'è la possibilità di andare a riprendere poi i fuggitivi. Cosa diversa? L'ultimo giro, chi avrà la forza e vorrà tentare di fare la differenza, allora lì saltano un po' le logiche di squadra e si prova a fare la differenza, chi avrà la forza naturalmente per tentarla. Con Cycling Team Friuli nelle primissime posizioni e poi in discesa, l'inquadratura ce lo faceva vedere poco fa, il russo, classe 2004, Roman Ermakov, che provava a dare uno strattone al gruppo subito dopo il passaggio al Gran Premio della Montagna. Io credo che avremo una situazione completamente nuova, principalmente per ciò che riguarda il vantaggio del quartetto al termine di questa lunga e pedalabile discesa, curve ampie. Al Gran Premio della Montagna nel frattempo abbiamo un nuovo aggiornamento, 2 minuti e 06, quindi è letteralmente crollato il vantaggio dei 4 uomini. Prima erano in 5, ora sono rimasti in 4, si è staccato Nicola Vettorata della Gaia Plast Bibanese salendo verso Ca' del Poggio. Il destino, insomma, lo dico con il massimo rispetto e con naturalmente per l'azione dei 4 uomini al comando, è segnato anche per loro, perché l'impeto e la foga nell'inseguimento da parte del gruppo e le difficoltà che il percorso propone chiaramente impongono
un netto vantaggio nei confronti del gruppo che è all'inseguimento. È sceso ormai sotto i due minuti, si inizia anche a voltarsi per cercare di capire cosa sta accadendo alle proprie spalle, e sto parlando naturalmente dei quattro uomini al comando che vediamo ancora giustamente inquadrati. Sono loro che stanno guidando la corsa. È iniziato, inizierà tra poco, quando gireranno a sinistra, il secondo giro dei cinque in programma, che misurano esattamente 10 km e 700 metri, che prevedono la salita verso Formeniga e il muro di Cadelpoggio, che dovranno essere ripetuti ancora quattro volte, sia per i quattro uomini al comando sia per il gruppo al loro inseguimento. Ed ecco allora il quartetto, nonostante l'Opla Petroli si trovi in superiorità numerica, anche la Terra Pirè e Fabian Crani svolgono il loro turno al comando, quindi danno un contributo. Si piega, come vedete, intanto sulla sinistra e comincia il secondo passaggio da Manzana e poi sulla salita di Formeniga. Sì, infatti sulla sinistra c'era un addetto all'organizzazione con il cartello che segnalava ai corridori quattro giri, quattro tornate ancora da compiere, una l'hanno compiuta, ne mancano altre quattro prima di dirigersi nuovamente verso San Vendemiano, dove è fissato il traguardo dopo 171 km e 600 metri. Continua l'azione dei quattro, che ora la salita è veramente, insomma, impercettibile ancora, ma tra poco le pendenze inizieranno a sentirsi sotto le loro ruote. E tra l'altro questa è una salita dove il gruppo può fare una velocità molto più importante rispetto a quella che riescono normalmente a fare i quattro uomini al comando, anche perché ormai la stanchezza comincia a farsi sentire, e quindi la possibilità di continuare a recuperare molto velocemente, e quando ci sarà il ricongiungimento molto probabilmente inizieremo a vedere anche qualche azione da parte di uomini importanti tra i tanti che sono al via di questa manifestazione. Ecco, intanto vediamo il gruppo che scende e ancora non ha piegato a sinistra verso via Manzana, e mentre il quartetto al comando sta ormai per raggiungere il Gran Premio della Montagna, nel secondo passaggio su quello che è il Gran Premio della Montagna di Formeniga, mentre lì davanti è un corridore della Stana, Silvio, che è uscito dal gruppo ed eccolo qua, lui svolta a sinistra in via Manzana, direzione... Ma è un corridore italiano però. Formeniga, sì, è Simone Zanini, vero? È un corridore, è giovane anche questo, è un corridore 19enne che affronta le prime esperienze poi fra l'altro nella categoria. Sta rilanciando in maniera poderosa ritmo e velocità. È che su questo tratto del percorso non ci sono quei rettifili che ti consentono di vedere gli uomini al comando, perché quando vedi chi è in fuga sono riferimento. La soggettiva sulla Terra Pirè che conduce ora il quartetto al comando, il corridore della Trevigiani, arriva da Ragusa questo corridore, ha già vinto nel giorno della Popolarissima. Se a Treviso sul podio non è arrivato a vincere un corridore della Trevigiani, ma la Trevigiani ha vinto appunto con la Terra Pirè. Eccolo qua Simone Zanini, inquadrato, nipote d'arte, perché è nipote di Stefano Zanini, che tra l'altro è uno dei direttori sportivi della formazione della Stana, formazione World Tour, e lui corre per la formazione Development, per la formazione Sviluppo del World Tour kazako, con appunto, ed è nipote d'arte perché è nipote di Stefano Zanini, al primo anno nella categoria. E lui tutto solo che sta cercando di riportarsi sul quartetto al comando, che ora ritorniamo a seguire quando le pendenze si fanno un po' più impegnative. Una salita questa verso Formeniga decisamente meno importante rispetto alle dure rampe di Cadelpoggio, dove i quattro atleti al comando hanno la possibilità di rimanere comunque tutti insieme. Una cinquantina ancora i chilometri che separano i corridori dalla conclusione. Certo che bisogna faticare ancora tanto, i chilometri possono sembrare pochi, siamo sostanzialmente a due terzi della corsa, una corsa che complessivamente, lo ricordiamo, sviluppa 171 chilometri, siamo a una cinquantina
dalla conclusione, ma gli spazi sono aperti per nuove situazioni. Poco fa abbiamo visto la macchina dell'auto del cambio ruota ufficiale dell'organizzazione, che ha superato i quattro uomini che stava seguendo, i quattro uomini che stanno guidando la corsa. Questo ha un significato ben preciso, lo sanno anche loro, che dietro si sta avvicinando il gruppo, si sta avvicinando Simone Zanini, che è il primo che si sta... Forse è stato ripreso, scusatemi, molto probabilmente è stato ripreso Simone Zanini. Questo è il gruppo, le prime posizioni del gruppo, che si sta avvicinando velocemente ai quattro uomini al comando. Non è un caso che sia appunto passata l'auto del cambio ruote ufficiale, che abbia superato nuovamente i quattro uomini che stanno guidando la corsa ormai da tantissimi chilometri. Questo significa che il loro vantaggio sta calando in modo importante. Probabilmente non è ancora sotto il minuto, ma il percorso particolarmente impegnativo, la discesa per arrivare alle pendici di Ca del Poggio, la successiva salita, ha imposto al direttore di corsa di chiedere all'auto che stava seguendo i quattro uomini al comando di allungare per non creare situazioni di pericolo. Intanto dal gruppo c'è sempre chi prova a dare uno strattone, a scatare e a sollecitare il gruppo stesso ad alimentare una velocità maggiore. L'abbiamo visto poco fa, era un corridore sloveno del team Lubiana che provava a sollecitare il gruppo, che già in vista degli attaccanti. È ancora all'inseguimento, è Zanini ed è a un primo e 30 secondi, e questa è l'informazione che arriva da Radio Corsa. Però il gruppo è a 1.41, quindi il gruppo è lì proprio alle sue spalle. C'è anche Giovanni Bortolucci del Cycling Team Friuli, friulano di San Daniele, che prova ad uscire. C'è attività adesso. Si sta portando Giovanni Bortolucci tutto solo su Simone Zanini, che, correggo la mia valutazione di prima, le immagini del gruppo mi avevano fatto pensare che Simone Zanini fosse stato raggiunto, invece lo vedete, tra poco verrà raggiunto da Giovanni Bortolucci, dorsale 26, Cycling Team Friuli, che si sta riportando su Simone Zanini, che si è accorto che stanno arrivando rinforzi e giustamente ha rallentato un po' la propria pedalata, perché in due è più opportuno andare insieme in questa fase piuttosto che rimanere lì con una decina di secondi di vantaggio nei confronti del gruppo all'inseguimento, con quattro uomini al comando che ormai si stanno spegnendo un po' alla volta da soli. E quindi questa azione di Bortolucci, Giovanni Bortolucci, ha tutte le sembianze della volontà da parte del Cycling Team Friuli di mettere un uomo comunque davanti, provare a mettere un uomo davanti per tenere gli altri componenti della formazione tranquilli a ruota dei due team che si caricheranno molto probabilmente sulle spalle la responsabilità dell'inseguimento, vale a dire la Zalf Euromobil Fior e il team Colpack Ballan. Ultime decine di metri in discesa, fra poco la piega a destra sul versante opposto, vediamo la salita di Ca del Poggio, lo manca poi in molto. Però vedo che c'è un tentativo di allungo davanti, e sembra proprio il corridore sloveno che ha provato ad allungare un pochino, ma era soltanto l'impressione dettata dall'inquadratura, perché il quartetto si riforma, i quattro uomini sono ancora là, De Toffol, Tedeschi, Crali e la Terra Pirè. Ecco, termina la discesa, poche pedalate ancora, piega a destra e poi subito a sinistra e via su a faticare. Secondo passaggio a Ca del Poggio, quando i chilometri che mancano alla conclusione sono meno ora di 50. Attendiamo proprio il passaggio in cima a Ca del Poggio, sarà sul Gran Premio della Montagna, saremo al 124esimo chilometro, quindi 44 circa alla conclusione. Ecco che vediamo anche la soggettiva sul Gran Premio della Montagna e il quartetto comincia adesso a mulinare per la seconda volta sulla rampa principe del ciclismo trevigiano. Vedremo in questa ascesa cosa accadrà, perché ho la netta sensazione che possa essere l'ascesa l'ultima volta che i quattro uomini al comando hanno la possibilità di percorrere davanti a tutti
questo importante tratto del percorso, tra l'altro dove tanti appassionati chiaramente che sono sul posto a seguire la gara si sono dati appuntamento, perché è il punto dove riesci a vedere le cose più interessanti, i corridori che ti passano davanti a una velocità molto ridotta a causa della pendenza, e quindi la possibilità appunto di vederli più volte, più da vicino e in modo non un classico passaggio in pianura ad oltre 60 km orari. Quindi tanto pubblico anche oggi, facilitato anche dalla bella giornata di sole, e queste immagini ci testimoniano la fatica che stanno facendo i quattro corridori al comando. In questo momento Samuele Pirré La Terra della Unione Ciclistica Trevigiana Energia Pura in prima posizione, alle sue spalle la coppia della Opla Petroli Firenze, Luca De Toffol e Lorenzo Tedeschi. Lorenzo Tedeschi che si è aggiudicato il Gran Premio della Montagna al passaggio precedente, fa parte di questo quartetto ma è nelle retrovie e potrebbe tra poco anche perdere contatto, anzi ha già perso contatto, si tratta dello sloveno Fabin Krali della Ljubljana Gusto Santik. Quindi al giro precedente ha perso contatto Nicola Vettorata, in questa seconda tornata, questa seconda ascesa verso il muro di Cadel Poggio, Krali Fabian che sta perdendo a sua volta contatto. E qui c'è anche il gruppo, ha cominciato anche il gruppo stesso, è la salita di via Pascoli, la vediamo giù in fondo, la circolazione rotatoria in località Casotto, hanno recuperato tantissimo e sembra dalle immagini che possiamo vedere che il gruppo avanza con maggiore agilità rispetto ai quattro al comando che appaiono affaticati. Generosa l'azione al comando del corridore della Trevigiani, Samuele La Terra a Pirè, che si incarica a fare l'andatura. De Toffol e Tedeschi rimangono sulla ruota, ecco che adesso però anche De Toffol fa fatica sì, c'è tanta fatica qui e il gruppo è vicinissimo subito dopo quella curva che vediamo da questa prospettiva. E quindi dicevi bene poco fa, Silvio, quando dicevi proprio che questo sarà il giro che darà una svolta, ecco, all'azione che ha caratterizzato la prima parte della corsa. Eh sì, perché l'andatura del gruppo è nettamente superiore a quella che riescono a sviluppare i tre uomini al comando. Vediamo come Luca De Toffol faccia fatica a seguire il ritmo di Samuele Pirré La Terra, che è lui nel terzetto di testa che sta facendo l'andatura, sembra invece in controllo la pedalata e l'azione di Lorenzo Tedeschi, l'altro portacolori della Petroli Firenze insieme a De Toffol, che invece sta faticando. Questo è il gruppo che sta salendo compatto, ma comunque anche visivamente lo si capisce dalle immagini, appunto la differenza di velocità che stanno sviluppando nei confronti dei tre uomini al comando, che oltre a chiaramente a doversi impegnare per superare le dure rampe, lo ribadisco, lo sottolineo, sono in fuga da tantissimi chilometri e quindi comincia a subentrare anche una certa stanchezza. Con un rapporto più agile La Terra Pirè, così come anche De Toffol, che l'abbiamo visto in precedenza arrancare, passatemi il termine, proprio sul tratto più difficile della salita. Tedeschi invece tende a spingere forse un rapporto un po' più pesante. Adesso una leggera spianata la salita che diminuisce per quanto riguarda la pendenza un pochino. Arriveranno questi tre fra poco sul Gran Premio della Montagna. Ecco che però qui intanto sono quei due corridori, Zanini e Bortoluzzi, assieme a Bortoluzzi, che sono ancora lì e sono a 100 metri, quindi adesso li hanno là nel mirino. 100 metri in salita sì, sono vicini, ma con l'occhio sono vicini, poi con le gambe però bisogna chiuderlo. Superare i 100 metri è una cosa da poco. Non è tanto un problema possibile, ti dicevano i direttori sportivi quando correvo, ma lo dicono anche adesso, certamente è possibile che tu non abbia visto la fuga che andava. Certo che l'ho vista, che mancavano le gambe per andarci, insomma, no? Questa spesso è la spiegazione. Vediamo un po' il passaggio al Gran Premio della Montagna con La Terra Pirè che passa davanti ai due della Opla Petroli e subito dietro Zanini e Bortoluzzi. Bella l'azione di Zanini e Bortoluzzi, che sembravano anche loro destinati ad essere risucchiati immediatamente dal gruppo che è comunque vicino, transiterà
con un ritardo inferiore al minuto rispetto alla testa della corsa, perché anche per il gruppo mancano veramente poche decine di metri al Gran Premio della Montagna. Ecco, curva, leggera curva sulla destra e poi anche loro transiteranno, anche il gruppo transiterà al Gran Premio della Montagna proprio in questo istante. Aria di rimescolamento dunque, intanto bella l'immagine anche dalla postazione fissa, e adesso c'è quel lungo tratto di discesa dove si può anche alimentare un'ottima velocità, considerato che le curve sì ci sono, ma sono molto ampie e pedalabilissime, e quindi giù a capofitto al termine della discesa ne vedremo delle belle. Ecco qua intanto cosa sta succedendo. 5 uomini al comando sono rientrati sul terzetto, De Toffol, Tedeschi e la Terra Piret. Sono rientrati Simone Zanini e Giovanni Bortoluzzi, che si sono portati immediatamente in testa, una maggiore freschezza da parte loro rispetto agli altri tre che sono all'attacco, in fuga, allo scoperto da tantissimi chilometri. Ora Bortoluzzi chiede, insomma, è velleitario pensare che ti possano dare un cambio, insomma, con tutta la fatica che hanno accumulato. Si è vista anche la velocità con cui Zanini e Bortoluzzi sono rientrati e immediatamente hanno superato i tre uomini che sono al comando da tantissimi chilometri. Dovranno provare a fare tutto da soli. Nel frattempo il gruppo è molto vicino, attenzione, perché è transitato al Gran Premio della Montagna con 39 secondi di ritardo nei confronti del terzetto che era al comando. Poi c'è stato il ricongiungimento, si è formato questo quintetto, quindi intorno a una quarantina di secondi il ritardo del gruppo. E qua però quando si va in discesa sembra poter dire, no? Guardando le immagini dalla televisione, qua puoi tirare un sospiro di sollievo e quindi fare, come dire, un po' di defaticamento, ma non è proprio così, eh? Ma sai, in discesa è una discesa dove bisogna pedalare, c'è un tornante, ecco, tra poco lo affronteranno, questo sulla destra, dove bisogna avere un po' più di attenzione, dove però la strada è asciutta, quindi non ci sono particolari problemi. Ecco, chi è dietro magari riesce per qualche decina di metri a smettere di pedalare, a sciogliere un po' la muscolatura, ma credo, insomma, che non ci sia la possibilità di rilassarsi molto, perché il gruppo è alle calcagna e ormai sentono anche che il gruppo sta arrivando, perché è vicinissimo. Gli ultimi aggiornamenti appunto danno un ritardo che è di poco superiore ai 30 secondi, quindi continua il recupero. E se avevamo previsto che in questa seconda tornata, così come è accaduto, potesse cambiare un po' la situazione, credo che potrà cambiare radicalmente al prossimo giro. Chi ha velleità di vittoria ha avuto ragione a rimanere nascosto, e passatemi il termine, nella pancia del gruppo. Infatti dal prossimo giro saremo al terzo passaggio sulla salita di Cadelpoggio, e la salita e il chilometraggio metterà a dura prova tutti quanti. Qua non ci si può nascondere, insomma, se hai centellinato le energie e se hai le capacità devi esprimere tutto, ma non è cosa per tutti, ovviamente. Eh no, non è per tutti, perché aumentano i chilometri, quindi la distanza si fa importante, aumentano le difficoltà e comincia ad affiorare la stanchezza. Con le immagini rimaniamo sui 5 uomini al comando, dove anche chi è stato raggiunto e quindi chi è in avanscoperta da tantissimi chilometri in questa fase in leggera discesa riesce a dare ancora un certo contributo a Simone Zanini e a Giovanni Bortoluzzi, che sono gli ultimi due corridori che sono arrivati nel gruppetto di testa e che quindi sono anche più freschi rispetto agli altri tre. Ricordiamo i loro nomi, che è importante, perché insomma, se non ci fossero i corridori che vanno all'attacco fin dalla partenza, sai che noia diventerebbero le corse. Quindi Luca De Toffol e Lorenzo Tedeschi dell'Opla Petroli Firenze e Samuele Pirrella Terra dell'Unione Ciclistica Trevigiani Energia Pura. Astana Kazakh Steam Development, dorsale numero 8 per Simone Zanini, lo vedete che è inquadrato in questo momento, che riceve il cambio dall'altro corridore che è da poco rientrato nella testa della corsa, insieme appunto a Simone Zanini. Si tratta di Giovanni Bortoluzzi, dorsale 26, Cycling Team Friuli, la sua formazione. Siamo nel tratto piano, in leggera discesa, la velocità che aumenta, forte la collaborazione, anche se troviamo anche il gruppo che è entrato su questo
tratto di strada che da Tarso conduce verso Conegliano e vediamo che le maglie di Zalfero Mobile e Desire Fiore, dorsale 5, Zamperini, che dà anche lui uno ha messo il fila indiana nel gruppo con questo stratone poderoso, si va alla ricerca di una selezione forse prima del ricongiungimento. Ha tentato di andarsene tutto solo Edoardo Zamperini, immediatamente stoppato perché fa parte di una formazione che chiaramente a cui non c'è la possibilità di lasciare molto spazio, una delle formazioni che tra l'altro si è incaricata e si sta incaricando anche di tenere sotto controllo la situazione. Tutti questi allunghi in testa al gruppo chiaramente contribuiscono anche a continuare a diminuire piano piano il ritardo nei confronti dei cinque uomini al comando. C'è stata la curva sulla sinistra, quindi piano piano si inizia a salire nuovamente per la terza volta verso Formeniga, tre tornate ancora da compiere, anche il gruppo ha svoltato a sinistra in lunghissima fila indiana, lo vediamo nel riquadro che poco fa era appunto ecco qui il riquadro sulla destra il gruppo dove c'è stato un allungo, si è approfittato di quella curva sulla sinistra appunto per allungare un po' il gruppo, sulla sinistra invece vedete sul riquadro a sinistra vedete i cinque uomini al comando. 128 km percorsi, 129, 21 secondi, gradatamente stanno rosicchiando e la conformazione del gruppo così allungato è sinonimo di velocità che aumenta in maniera notevole, quindi qui le squadre che non hanno i corridori davanti avranno ricevuto l'ordine di neutralizzare, via ragazzi andiamo a recuperare. Ed è sempre la Zalf Euromobil Fioro particolarmente attiva in testa al gruppo. Il ritardo del gruppo nei confronti dei cinque uomini al comando, beh, queste immagini sono eloquenti al di là delle informazioni che arrivano e che giungono dal utilissimo servizio di radioinformazioni. 9 secondi in questo istante, 9 secondi lo certifica anche Radio Cronaca. 9 secondi il ritardo dell'avanguardia del gruppo nei confronti dei cinque uomini al comando. E Augusto Pizzolato con il suo gruppo che dà le informazioni per questa 16ª edizione del trofeo città di San Vendemiano, si corre anche per la conquista della 63ª edizione del Gran Premio Industria e Commercio e quindi fra i supporti, lo ribadiamo, le componenti necessarie per dare il volto migliore possibile ad una competizione di questa levatura, fra le varie componenti anche radio informazione. Quindi grazie e complimenti per le notizie che arrivano e che sono un ottimo supporto anche per la nostra cronaca, Silvio. Assolutamente, non potremmo fare altrimenti. Mentre davanti avrete notato che non c'è più un quintetto, c'è un quartetto perché si è staccato Luca De Toffol, uno dei due portacolori della Opla Petroli Firenze, in fuga da tantissimi chilometri. Il gruppo, lo vedete da questa immagine a sfondo largo, è ormai vicinissimo, si sta salendo verso Formeniga, la prima delle due salite, l'altra è Cadel Poggio, che i corridori stanno percorrendo per la terza volta, sono 5 le tornate in programma di questo circuito di 10 km 700 metri, appunto da ripetere 5 volte, questa è la terza tornata, quindi tra poco transiteranno in cima a Formeniga e poi discesa, rapida discesa e poi si attaccherà per la terza volta le dure rampe, si attaccheranno le dure rampe di Cadel Poggio, queste sono le retrovie del gruppo dove ci sono diversi corridori che stanno comunque faticando, gruppo che non è più in lunghissima fila indiana, questa immagine invece è ancora uno stacco sul Gran Premio della Montagna di Cadel Poggio dove c'è Franco D'Amuzzo, operatore che ha in gestione la telecamera fissa, ricordiamo invece gli altri due componenti delle due moto ripresa che sono al seguito della corsa, Silvano Daros e Andrea Finn su Moto 1, Roberto Casarin e Sante Garland su Moto 2. Bella la soggettiva, dobbiamo ancora una volta sottolineare l'impegno
tecnico o dei tecnici, scusate il gioco di parole, di Telechiara, che ci consente di mandare la diretta streaming a questa giornata per gli accorgimenti che hanno introdotto per renderci belle, appassionanti e accattivanti queste immagini. Dobbiamo dire che le immagini, Silvio, arrivano attraverso i ponti telefonici, quindi con gli zainetti, così come in gergo si suol dire, e non in tutti i luoghi è possibile avere immagini di questa natura. Oggi decisamente è un'uscita straordinaria anche sotto questo profilo, e quindi grazie a tutti coloro che lavorano e collaborano con noi in questa giornata. Mentre questa immagine dalle retrovie che ci ha proposto Moto2 ci faceva notare le difficoltà di Luca De Toffol, dorsale 56, che ora è riuscito a rientrare nella coda del gruppo, molto stanco perché è stato in fuga per tantissimi chilometri, e evidentemente le prossime durissime rampe di Ca' del Poggio saranno fatali per il portacolori dell'Opla Petroli Firenze, che ha accumulato veramente tantissima fatica. Invece ancora davanti Lorenzo Tedeschi, suo compagno di squadra e suo compagno di avventura in questa manifestazione, che fa parte del quartetto che sta guidando la corsa, che vedete inquadrato in questo momento, con Zanini in prima posizione, con Giovanni Bortoluzzi in seconda posizione, in terza posizione appunto Lorenzo Tedeschi, e poi in quarta ruota abbiamo il portacolori dell'Unione Ciclistica Trevigiani nel Energia pura, Samuele Pirre, La Terra. Rapida discesa e poi si inizierà a salire nuovamente verso Ca' del Poggio. E siamo nuovamente alla salita. Ecco, questo è il tratto di discesa con i quattro al comando. Una manciata di secondi oramai da amministrare, e considerato anche dalle immagini che abbiamo avuto l'opportunità di vedere in precedenza, il gruppo ormai li ha là sul mirino, e quindi la volta scorsa al passaggio sul Gran Premio della Montagna abbiamo detto, Silvio, che sarebbe stato un giro che avrebbe rimescolato un po' tutto. Hanno retto ancora per un'altra tornata, ma il gruppo è implacabile in questo momento, anche perché via via, stringi, ci avviciniamo sempre più alla conclusione. Sì, certo. Tre passaggi sul Gran Premio della Montagna. Però bisogna fare i conti anche con i chilometri che separano i corridori dalla conclusione, e come dire che ci si avvicina sempre più alla stretta finale, e tutte le opportunità devono essere accolte e raccolte dai corridori. Termina la discesa, si piega sulla destra e subito a sinistra, via Pascoli per la terza volta. L'ultimo passaggio del Gran Premio della Montagna, all'ultimo passaggio del Gran Premio della Montagna di Ca' del Poggio, mancheranno solo 15 km e 500 metri al traguardo di San Vendemiano, e quindi sarà in quell'esatto istante, nell'ultima scalata. Questa è la terza delle cinque in programma, nella quinta e l'ultima scalata, dove probabilmente assisteremo alle azioni più determinate per provare a fare la differenza. Hanno iniziato i quattro uomini al comando a salire per la terza volta verso il Gran Premio della Montagna di Ca' del Poggio. Il gruppo è vicinissimo, tra poco anche il gruppo, ancora una curva sulla destra dove ci si mette appunto sulla strada provinciale, in fondo a sinistra si inizierà a salire anche per il gruppo. Ecco, l'avanguardia del gruppo ha già iniziato a salire verso Ca' del Poggio, quindi sono vicinissimi al quartetto di testa. Questa potrebbe essere la tornata in cui ci potrebbe essere il ricongiungimento generale, mentre davanti sono naturalmente Zanini e Bortoluzzi, che sono i due uomini più freschi, che provano a fare la differenza. C'è grande stanchezza in Tedeschi e in La Terra, che sono in fuga da tantissimi chilometri, sono ciò che rimane del quintetto che ha guidato la corsa, che ha condotto la gara per tantissimi chilometri. Nel gruppo, lo abbiamo visto in questa immagine, si è scatenata la bagarre perché ci sono altri corridori che stanno provando ad uscire approfittando delle dure rampe che portano a Ca' del Poggio, quindi ci sarà quel rimescolamento certamente che avevamo ipotizzato. Poco fa eravamo nelle retrovie e avevamo chiaramente l'impressione che ci siano in questo momento molti corridori in difficoltà. Infatti un'altra fase importante, quella che abbiamo visto sul tratto piano, il gruppo era sì allungato ma particolarmente numeroso, quindi sì, ancora sì.
si sono fatti sfilare all'inizio numerosissimi, però per entrare nella fase più difficile della corsa, e adesso qua raggiunti attacchi da tutte le parti. Sì, raggiunti i quattro uomini al comando, quindi finisce l'avventura di Zanini, Bortoluzzi, Tedeschi e La Terra, e immediatamente cambiano i protagonisti. Siamo a metà circa della salita verso Cadel Poggio, il Gran Premio della Montagna di Cadel Poggio, che i corridori stanno affrontando per la terza volta. Tra poco saremo in grado di darvi anche i nomi dei primi atleti che si sono portati sulla testa della corsa. E De Preto è che fa l'andatura, Davide De Preto, Zalfero Mobile, Desire Fior, Vicentino, qua, dorsale Piovene, numero 2 di Piovene Rocchette, che mette in fila tutti. Si sta portando appresso un altro dei protagonisti. Mi sembra Mattea Scalco, che però deve mollare, della Green Project Bardiani. Poi abbiamo con il dorsale 97 Sergio Meris del team Colpack Ballan, altro corridore, altro atleta particolarmente atteso oggi. Andiamo in terza ruota. Avevamo sentito anche le interviste prima della partenza, sì. Diceva sì, mi sento bene, sto bene, la gamba gira in maniera ottimale e quindi... era nei suoi programmi, ecco, fare bene in questa competizione. Sembra che stia nascendo un quintetto al comando adesso. Vediamo anche con il dorsale 54, se non ho preso... Sì, infatti è Pinarello, con il dorsale 54. C'è anche con il 66 della formazione Q36.5 Cycling Team, Zerai Naom Araya, che è facilmente riconoscibile, l'atleta di colore, eccolo qua in terza posizione, che fa parte del quintetto di testa, sempre con Davide De Preto in prima posizione. Si stanno portando altri atleti davanti. Pinarello, è straordinario questo. Attenzione Pinarello finale, che scatta nuovamente, rilancia l'azione. Pinarello, per Alessandro Pinarello, per andare a conquistare anche il Gran Premio della Montagna. Eccolo qui il passaggio a Cadel Poggio, terzo passaggio a Cadel Poggio. De Preto e Meris in seconda e terza posizione, gruppo allungatissimo, tanti portacolori del Cycling Team Friuli e anche del Team Colpack. Potrebbe esserci chiaramente nel successivo tratto in discesa un ulteriore ricongiungimento, ma abbiamo avuto le prime avvisaglie di ciò che potrà accadere nelle prossime due tornate, che potrebbero essere quelle decisive anche per riuscire a sviluppare quel drappello di corridori che poi andranno a giocarsi il successo. L'hanno fatta fortissimo stavolta la salita, c'è stato il rimescolamento all'inizio della salita e poi fiondate da destra e da sinistra, attacchi, trenate impossibili. Io credo che questo sia stato un passaggio davvero veloce sul Gran Premio della Montagna, e con la situazione che vediamo ora nel tratto di discesa, più di un corridore è riuscito ad agganciarsi a questo trenino che sta nascendo. Vediamo un po'. Sono 5 i corridori al comando, dietro, insomma vicinissimi anche, i più immediati inseguitori. Bisognerà però creare l'opportunità per una collaborazione, che se non nasce rischi proprio il rimescolamento un'altra volta. Mi sembrano 8, si è formato davanti un gruppetto di 8 atleti, eccoli qua. C'è anche con il dorsale 71 Edoardo Sandri, insieme chiaramente al compagno di squadra Zerai Naon Araya, dorsale 66. Vedete in fondo a questo plotoncino che sta guidando la corsa, che hanno scambiato qualche impressione. Q36 e 5 con la formazione Continental Cycling Team. C'è anche Luca Paletti del Green Project Bardiani CSF. Arrivano altri corridori che vanno ad infoltire il gruppo principale con il dorsale 26, è sempre Giovanni Bortoluzzi che si riporta sul gruppo di testa.
arriva anche un atleta della Eolo Cometa, della Fundación Contador, perché la formazione development della Eolo porta questo nome ed è appunto la formazione sviluppo della Eolo che è diretta da Basso e Contador, questa è, si chiama Team Fundación Contador, Alberto Contador con il fratello che hanno appunto aperto questa fondazione. Si tratta di Andrea Montoli, che è rientrato anche lui nel gruppo di testa, che è formato da una dozzina di elementi. Io ho contati 14 elementi, mentre ti do un aggiornamento, siamo in discesa e quindi ci apprestiamo di quello che sta succedendo in Olanda, perché contemporaneamente si sta correndo la 57esima edizione dell'Amstel Gold Race, siamo a meno di 5 km dal traguardo e provo a indovinare un po' senza che tu abbia seguito nulla, c'è un corridore solo al comando che ormai da tempo ha staccato tutti e il suo nome è Tadej Pogačar, una sorpresa insomma. Sì. No? Quindi è un nome che risuona costantemente. Sì, non ha aspettato il finale, nemmeno oggi. Evidentemente ha le caratteristiche per fare questo. Sì. Non è un caso, anche perché si ripete continuamente negli appuntamenti principe, le classiche che caratterizzano la prima parte della stagione agonistica. Torniamo ancora a San Vendemiano e quindi al trofeo Città di San Vendemiano, internazionale, curata con molta accuratezza da Fabrizio Furlan e da tutti i suoi collaboratori. È un gruppo coeso dove ognuno fa la sua parte e rende possibile la realizzazione di situazioni come questa. Però ci siamo, uso un termine forse improprio, un po' abituati per quanto riguarda questo inizio di stagione, facendo riferimento in maniera specifica alle prove a carattere internazionale, ognuno mette molta attenzione in ogni componente, no? per rendere soprattutto sicura la corsa. È interessante poi anche da vedere, a partire dalla popolarissima, per passare poi a Col San Martino, a Villa di Cordignano. Oggi siamo qui con la prova di San Vendemiano, che a dire la verità nel giro di 8 giorni ne ha proposte 2 di alto livello. Sabato scorso eravamo qua per commentare l'internazionale giro di primavera riservato ai corridori juniores. Intanto guardate un po', si piega nuovamente a sinistra e quindi Formeniga per la quarta volta, sì, due tornate ancora di questo impegnativo circuito e si sta rinfoltendo il gruppo di testa, perché altri corridori stanno rientrando approfittando del tratto in discesa e quello successivo in pianura per riportarsi sulla testa della corsa. Quindi mancano due tornate di 10 km e 700 metri e poi una decina di chilometri ancora, 12 per l'esattezza, per raggiungere il traguardo di San Vendemiano. Si è formato questo gruppo di una trentina di atleti che sta guidando la corsa nelle ultime posizioni, con il dorsale numero 71 sempre Edoardo Sandri, che l'abbiamo visto poco fa anche gettarsi un po' d'acqua sulle gambe. Davanti a lui con il dorsale 97 Sergio Meris, che è stato protagonista nella scalata verso Ca del Poggio, l'ultima che abbiamo avuto la possibilità di seguire, alle spalle di Pinarello e di De Pretto, che sono sembrati in salita i più brillanti. Ora ha preso in mano le operazioni la formazione della Green Project Bardiani CSF, condotta in ammiraglia da Mirko Rossato. In prima posizione Luca Paletti, lo vedete con il dorsale 52, dietro a lui, con il dorsale numero 2 Davide De Pretto, che 24 ore fa era in Belgio, a Liegi esattamente, a giocarsi il successo nella Liegi Baston Liegi, prova riservata alla categoria Under 23, corsa che ha concluso in terza posizione, quindi occupando la terza posizione del podio, corsa che è stata conquistata da Busatto, corridore italiano, vicentino come De Pretto, per la prima volta nella storia un corridore italiano, un Under 23, un dilettante come si chiamavano una volta, è riuscito a vincere questa importante manifestazione, nonostante la fatica accumulata per la corsa 24 ore fa e per il viaggio di rientro in Italia. Davide De Pretto è decisamente brillante anche oggi, per ora.
Meriterebbe il podio per l'impegno che ha dimostrato in questa prima parte della stagione. A dire la verità, anche altri corridori si sono messi in evidenza, ma lui ha già preso due piazzamenti importanti al secondo posto. Ieri questo terzo posto in una prova a carattere internazionale, con la convocazione azzurra poi, fra l'altro, perché l'Italia è uscita con la maglia azzurra per questa trasferta, no? Certo. E quindi è un corridore segnato sul taccuino del commissario tecnico. Intanto vediamo che sì, è Pinarello, dorsale 54, che sembra parlottare con i compagni di questa fuga che sta nascendo. Sembra allungare un pochino questo drappello, 5 o 6 corridori, però dietro insomma sono una decina di metri, non si può parlare di una vera e propria fuga, e quindi è corposa l'azione che si sta creando quando si va per la quarta volta a Formeniga e poi a Cadelpoggio, e quindi il gruppo vicino, che vediamo frazionatissimo vicino. Però alle spalle non può perdere l'opportunità per chiudere, perché questi stanno instaurando anche un bel rapporto di collaborazione, potrebbe essere questa la volta definitiva. Corsa comunque ancora apertissima, vediamo con il dorsale numero 15 anche il danese Anders Foldager, atleta danese molto alto, biondo, quindi con le classiche caratteristiche da passista. Stanno rientrando altri corridori con il dorsale numero 4 Simone Grigion della Zalf, con il 98 lo vediamo Nicolas Milesi della Colpack Ballan, sempre della Colpack Ballan è rientrato anche il dorsale numero 100 Alessandro Romele, con il dorsale numero 25 il portacolori del Cycling Team Friuli Marco Andreaus, quindi continua ad infoltirsi chilometro dopo chilometro il gruppo di testa. Nel frattempo ci sono altri scatti proprio in testa a questo gruppo, quindi non c'è molto tempo per tirare il fiato, anzi siamo nelle fasi cruciali ormai e la corsa potrebbe decidersi. Sì, si può attendere Cadelpoggio, ma allo stesso tempo non bisogna distrarsi anche nei tratti altimetricamente meno impegnativi, perché c'è chi, come in questo caso, può tentare chiaramente di sorprendere la compagnia. Certo, sì, è una delle opportunità, ne parliamo sempre di questo. Vediamo con il dorsale 99, l'atleta cecoslovacco del team Kolpak, Pavel Novak, che guida davanti al dorsale 7, dovrebbe essere Davide Toneati, corridore della Stana, classe 2001, e poi in terza ruota con il dorsale 133, per quanto riguarda questo inquadratura, l'Unione Ciclistica Monaco, e quando i cognomi hanno su 10 caratteri solo consonanti per questo dai, buttiamoci, dai. Sedzielski lo chiamiamo, allora chissà che lo riprendano in fretta, perché altrimenti qua dobbiamo continuare a citarlo e facciamo delle figuracce. È un corridore nato nel 2002, quindi un corridore esperto, diciamo, anche per quanto riguarda questa categoria. Qui troviamo con il dorsale 51 e Matteo Scalco, è un altro dei corridori importanti, degli junior che hanno fatto decisamente bene nella categoria junior, si è distinto ai campionati italiani entrambe le prove riservate alla categoria junior, e adesso è entrato anche lui nella schiera del Green Project Bardiani, e quindi compagno di squadra di Pinarello. L'avevamo visto entrare nel gruppettino al comando, adesso lo vediamo là da solo, fra poco prenderemo bene anche la posizione. Attendiamo che termini anche questo tratto di discesa, non manca poi molto per completare la discesa, e quindi diventerà decisamente tutto molto più chiaro per ciò che riguarda queste ultime battute, dove i colpi di mano, lo dicevi poco fa Silvio, possono scaturire all'improvviso, quando magari meno te l'aspetti.
Sai, c'è un po' la tendenza ad attendere il tratto più impegnativo, la salita di Cade del Poggio, ma poi il ciclismo ci ha insegnato in tante occasioni che proprio nei tratti, diciamo così, meno interessanti dal punto di vista altimetrico e quelli, diciamo così, più banali, tra virgolette, perché insomma sono tratti comunque sempre da percorrere in bicicletta, ci può essere chi prova ad allungare, in questo caso Matteo Scalco, che ha approfittato di quel tratto in falso piano, della discesa che sta ormai ultimando, ora gira a destra e 200 metri dopo girerà a sinistra e inizierà a salire verso Cade del Poggio. Ecco, proprio in questo istante, ecco che insomma c'è chi ci prova, Matteo Scalco, che abbiamo visto in precedenza mollare la presa negli ultimi 50 metri di salita, dove c'è stata l'accelerazione di Meris e di De Pretto e del compagno di squadra Alessandro Pinarello. Quindi evidentemente ha capito che in salita non è diciamo brillantissimo come altri e quindi ha deciso di allungare e di provare ad anticipare. Sulla sinistra poco fa ha incontrato anche la propria ammiraglia con Mirko Rossato, che nel frattempo era sceso per incitarlo e per dargli gli ultimi aggiornamenti, quindi un attacco certamente pianificato da parte della formazione della Green Project Bardiani CSF, nel tentativo appunto di sfruttare questa presenza di diversi componenti della propria formazione nel gruppo, mentre qui un problema o una caduta o un incidente meccanico, credo, incidente meccanico, perché in queste fasi si passa dal plateau grande, parlo anteriormente, al plateau più piccolo per affrontare le dure rampe di Cade del Poggio e molto spesso la catena scende. Rischi che ti casca, sì, la catena. Se cade la catena ti devi fermare perché non c'è altra. Generoso attacco intanto di Matteo Scalco, Bardiani CSF, gruppo però che da dietro sta mulinando poderoso. Io ho notato poco fa, Silvio, non so se concordi su questa mia sensazione, che si è lanciato sulla discesa di Formeniga l'attacco Matteo Scalco, però guardava dietro, non si sentiva sicuro. Non si sentiva sicuro, voleva capire, insomma, diciamo che l'ideale sarebbe stato se qualcuno lo avesse seguito. Ora, a parte che lo stanno riprendendo perché il Cycling Team Friuli, che nel frattempo si è messo in testa a fare l'andatura, vediamo con chi. Ci sono diversi componenti della formazione che è guidata in ammiraglia da Renzo Boscolo. Continuano fuori le unghie adesso. Sì, questo è il quarto passaggio a Cade del Poggio, poi ci sarà un'ultima tornata. E in cima al Gran Premio della Montagna mancheranno solo 15 chilometri. È il 145esimo chilometro, al passaggio stavolta, che è il penultimo passaggio, giusto? Sì, penultimo passaggio. 145esimo chilometro, dobbiamo giungere a 170 e quindi 25 chilometri, 10 chilometri e 700 metri più 15 chilometri e 500 metri che mancheranno poi al prossimo passaggio a Cade del Poggio per arrivare al traguardo di San Vendemiano. Eccolo con il dorsale 27 che si è impegnato nell'inseguimento Davide De Cassan, ed è lui che è andato a riprendere Matteo Scalco e ora è in prima posizione, sta facendo ancora l'andatura con un brillantissimo De Pretto sulla sua ruota. Infatti davvero, davvero interessante la corsa di De Pretto quest'oggi, e poi dietro ci sono i due del Bardiani. De Cassane che continua con il suo forcing e sta facendo male perché rimangono in quattro, c'è una frattura in quinta posizione. Ho avuto l'impressione che fosse proprio Matteo Scalco che si trova in quinta posizione a mollare la presa. Ci sono comunque due componenti della formazione del Green Project, uno è sicuramente Alessandro Pinarello. Vediamo se si tratta di chi si tratta poi in quarta ruota. Quindi abbiamo De Cassan, abbiamo De Pretto, abbiamo Pinarello in terza posizione, è rientrato anche Sandri in quinta posizione e c'è un secondo componente della Green Project Bardiani CSF. Non appena la nostra telecamera si avvicinerà saremo in grado di darvi anche il suo nome. E qua stanno facendo la differenza. Il gruppo si allunga ancora per l'ennesima volta su questo tratto arcigno del Questa è la percorso. Testa della corsa, eh? Questa è la testa della corsa, siamo al Gran Premio della Montagna con De Cassan, De Pretto, Pinarello. Però sono tutti lì, eh?
allungato il gruppo, ma sono tutti lì, una dozzina di atleti che fanno parte, diciamo così, della testa della corsa. Questi sono atleti che nel frattempo hanno perso contatto, sono ancora in salita, sono nell'ultima curva sulla destra prima di vedere davanti a loro il Gran Premio della Montagna e di iniziare poi a pedalare in una situazione più favorevole, quindi in pianura, e poi lanciarsi in discesa. Ritorniamo in testa alla corsa con Alessandro Pinarello, che ha preso in mano la situazione, con De Cassan, con il dorsale numero 52 Luca Paletti, è rientrato anche Matteo Scalco, quindi sono anche ben Lorenzo tre. Galimberti c'è, cioè, della BS. Sono adesso ben... vedremo l'analisi, la faremo di volta in volta a mano che li vedremo passare davanti ai nostri, sì, davanti alla nostra moto di ripresa, che devono fare attenzione nelle fasi di avvicinamento. Sì, c'è tanta esperienza per chi riprende, però attenzione, bisogna fare sempre tanta attenzione. Davide da Porto, il corridore che arriva da Faenza. Siamo in una fase molto aperta della corsa, anche perché sì, si sta formando questo plotoncino, però non c'è l'accordo da parte di tutti. Nella seconda parte del gruppetto c'è chi guarda dietro, forse sta aspettando che sopraggiunga qualche compagno di squadra, però un drappello così numeroso, se trova l'accordo, trova anche la via per giungere a San Vendemiano. Invece, con una velocità che a me pare blanda, danno la possibilità anche agli altri di recuperare, come è recuperato adesso con il dorsale 104 Andrea Montoli, che abbiamo già annotato in precedenza, e con il 44 un po' più avanti a lui ha recuperato anche Carlo Favretto di General Store SGB, friulano di Sacile quest'ultimo. Ma sai, quando c'è un gruppetto così numeroso è normale che ci sia qualcuno che sta sulle ruote, che non collabora, insomma, sarebbe tutto... C'è qualche tira e molla, però... Già sarebbe tutto molto più semplice se ognuno andasse davanti a fare il proprio turno, ma è evidente che si lascia questa responsabilità sulle spalle degli uomini che finora hanno dimostrato di avere una maggiore brillantezza e delle formazioni di cui fanno parte, chiaramente, e si prova a recuperare, a tirare un po' il fiato in vista dell'ultima tornata. Ecco, le cose cambieranno il prossimo giro, nel senso che se saranno ancora insieme, allora ci saranno corridori che di questo drappello magari sono considerati più veloci rispetto ad altri e che quindi avranno anche loro tutto l'interesse ad alimentare. Mentre dalle telecamere che sono sulle spalle dei nostri operatori che stanno seguendo la corsa, qualche goccia d'acqua, quindi potrebbe cambiare la situazione in questi ultimi chilometri, anche dal punto di vista climatico, perché il cielo si è decisamente più ingrigito rispetto a prima e qualche goccia d'acqua. Sì. Stamane era una giornata bellissima, vorrei dire anche faceva un po' caldo, quindi classica giornata primaverile, ma nelle giornate primaverili le condizioni meteorologiche cambiano rapidamente. E giù in picchiata, giù in discesa. Andiamo rapidi, veloci, a riprendere per l'ultimo giro la salita di Cadel Poggio. Diventerà difficile anche per Radio Informazioni analizzare questa lunga fila che si sta creando al comando. Sono circa 20 corridori. Sono Radio Informazioni, Radio Cronaca ci segnala 16 i corridori che fanno parte di questo gruppo di testa. Quindi... Dopodiché abbiamo anche un dato certo, dunque. Abbiamo, sì, insomma, ci fidiamo chiaramente di ciò che ci segnala Radio Informazioni, con il dorsale 97 nelle retrovie Sergio Meris, che sta cercando nelle proprie tasche, lo vedete sulla sinistra il gruppo di testa, nel riquadro a destra il primo gruppetto inseguitore, che è seguito dalla nostra moto ripresa 2, moto 1 invece, eccola qui, inquadrato a schermo intero, il mezzo che sta seguendo la testa della corsa. Manca pochissimo per iniziare l'ultimo giro, qualche chilometro, piega a sinistra verso via Manzana e poi Formeniga per l'ultima volta. Credo che
si sia creata la selezione, anzi quel gruppetto numeroso che c'era al comando sta per essere raggiunto. Sta rientrando, sì, la seconda parte. Diventa voluminoso. Diventano una trentina di atleti. Ne vedremo proprio delle belle all'ultimo passaggio al Gran Premio della Montagna, dove chi avrà energie deve creare la selezione definitiva per mettere le mani avanti e provare, insomma, no, a ipotizzare la risoluzione. Qui abbiamo Marco Andreaus e Giovanni Bortoluzzi, coppia della Cycling Team Friuli, che stanno facendo l'andatura insieme a loro ancora Matteo Scalco. Sono tre corridori che hanno allungato dal folto gruppo che sta guidando la corsa, quindi una coppia del Cycling Team Friuli e un componente, sempre lui Matteo Scalco, appunto della Green Project Bardiani CSF. Curva sinistra, tra poco passeranno anche, eccolo lì, l'operatore con il cartello che segnala al terzetto di testa un giro ancora da compiere, quindi una ultima scalata a Formeniga molto più agevole rispetto a quella molto dura e impegnativa che porta poi per la quinta e ultima volta a Cadel Poggio. Al Gran Premio della Montagna di Cadel Poggio mancheranno solo 15 km e 500 metri al traguardo di San Bendemiano. Vediamo Luca Paletti che lascia fare, giustamente ora rilancia a propria volta l'azione, gruppo in lunghissima fila indiana. Ci saranno tanti attacchi anche in questa fase, prima di arrivare a Cadel Poggio, da parte dei corridori che tenteranno di anticipare perché sono consapevoli di avere, diciamo così, meno possibilità quando la strada comincia a salire in modo netto e deciso, appunto come le rampe di Cadel Poggio, dove le pendenze superano il 20%. Dorsale numero 98, Nicolas Milesi, Colpack Ballan, formazione che è guidata in ammiraglia da Flavio Miozzo, che stanno cercando di coordinarsi. Sono diversi i componenti della formazione bergamasca, stanno cercando di coordinarsi per tentare di muovere le loro pedine al meglio in questo complicatissimo finale di corsa. Classe 2004, atleta che arriva dalla provincia di Bergamo, è stato nel 2022 anche campione europeo in una specialità relativamente nuova, il team relay, proprio Nicolas Milesi. Team Colpack, presente in più occasioni nelle posizioni importanti della corsa. Io guardo che dopo 150 km quasi di corsa, al comando ci sia ancora un drappello così voluminoso. Una corsa alla quale, insomma, i corridori stanno dimostrando di avere qualità e soprattutto in grado di esercitare quel controllo di natura psicofisica che consenta a un gruppo così voluminoso di avere ancora tante energie. Beh, sai, il ciclismo è questo, il ciclismo passano i chilometri, le difficoltà ed emergono i corridori più preparati, quelli di maggior talento, quelli che hanno più qualità rispetto agli altri. Il ciclismo è questo, la selezione avviene in modo naturale, a volte anche in modo imprevisto e a causa magari di qualche incidente. Non è il caso di oggi, fortunatamente. Ci piacerebbe vedere ogni manifestazione ben organizzata in questo modo, dove i corridori hanno la possibilità di giocarsi le proprie carte, le proprie possibilità, senza incappare in incidenti o in cadute di vario genere. Finora tutto è andato per il meglio. La corsa sta entrando nella sua fase cruciale. Siamo nella ultima scalata verso la salita di Formeniga e poi successivamente discesa, e si inizierà ad attaccare per l'ultima volta la salita di Cadel Poggio. Sulla destra vedete il riquadro delle retrovie, dove stanno rientrando altri corridori, quindi andrà ad infoltirsi ancora di più. E nelle prime posizioni ora Cycling Team Friuli, Bardiani, Green Project Bardiani CSF, Zalf, Euromobil Fior. Per quanto riguarda la formazione di Castelfranco, è Josué Epis il corridore, lo vedete, che sta guidando la corsa sulla sua ruota. Due uomini del Cycling Team Friuli, ci sono anche diversi componenti della formazione della Astana Kazakhstan Development, molti corridori della Colpack Ballan. Vediamo chi avrà la possibilità e la capacità anche dal punto di vista tattico di condizionare questi ultimissimi chilometri di gara. Comportamento in corsa, sia Zalf sia Cycling Team Friuli, io, hai visto poco fa,
hanno guardato dietro perché bisogna cercare anche i compagni. Certo. Così faceva Epis, così anche i corridori di Cycling Team Friuli. Vediamo dove siete perché, ragazzi, adesso è il momento di fare la corsa. Mentre si porta a pilotare l'azione Roman Ermakov, la formazione friulana, Cycling Team Friuli, che ha proprio inserito per questa competizione un corridore che è arrivato nuovo dalla Russia proprio in questi giorni. È una formazione, l'abbiamo detto anche nei nostri precedenti collegamenti, che è aperta diciamo, a questo tipo di esperienze a carattere internazionale, forse la prima fra le formazioni italiane che si è inserita in questo contesto decisamente più ampio, più luminoso, più coinvolgente, insomma. È passato definitivamente al professionismo Nicolò Buratti, che è stato fatto esordire nella formazione della Bahrain Victorious, di cui Cycling Team Friuli è, diciamo, nell'orbita di questa formazione, è la formazione di sviluppo appunto del team World Tour della Bahrain Victorious, e il Nicolò Buratti, che ha appunto è passato definitivamente nella formazione del Bahrain, è stato sostituito, come hai ricordato, da Roman Ermakov, che è arrivato proprio qualche giorno fa ed è già protagonista alla sua prima uscita in maglia Cycling Team Friuli. È lui che fa l'andatura in questo folto gruppo che sta guidando la corsa. Sono circa una quarantina gli atleti che fanno parte di questo gruppo. Vediamo se Radio Corsa ci dà numeri più aggiornati. Si parla di 22 atleti, secondo me sono un po' di più, perché nel frattempo ne sono rientrati altri. E c'è una lunga lista. Per me è una fila Sì, incredibile. sono, guarda, non meno di 40, forse di più anche, però si selezioneranno naturalmente salendo verso Ca' del Poggio, perché immagino ci sarà bagarre per provare a fare selezione. Sarà infuocata la salita stavolta. Però c'è lo spazio per rientrare da parte di chi non dovesse perdere molto terreno, perché ricordiamolo, in cima al Gran Premio del nel frattempo si inizia a scendere dopo essere arrivati a Formeniga, che era la prima salita, l'antipasto, ora discesa con qualche curva dove prestare anche una certa attenzione. Fortunatamente la minaccia di pioggia per ora rimane tale, perché non sta piovendo, quindi la possibilità di affrontare questa discesa in tutta tranquillità da parte dei corridori, e auguriamoci anche quella successiva da Ca' del Poggio, e tra poco si inizierà a salire verso Ca' del Poggio, e mi immagino ci sarà da bagarre e tentativi da parte dei corridori che già abbiamo visto comunque entrare in azione. Meris, Depretto, Pinarello sono stati i corridori che in salita finora hanno fatto vedere qualcosa in più rispetto agli altri. Selezione attesa dunque, ed è così che sarà proprio, e questa è una delle ipotesi, sarebbe inusuale un arrivo per questa In volata, dici? internazionale che sì, imparata così con No, tanti se arrivano in periodi. volata, l'anno prossimo mettono altri due passaggi a Ca' del Poggio. Ah, beh, Minimo, sì. minimo, minimo, Una cosa che è già minimo. decisamente Quindi, se bella, è possiamo già dare un consiglio decisamente. ai corridori, selezionatevi un po', se no Sì, l'anno prossimo dovete sorbirvi altre due il prossimo scalate a anno Ca' del diventerà Poggio. decisamente più Festival dura. della Però salita. questo ci fa pensare che i corridori hanno affrontato un inizio stagione e una preparazione che gli ha permesso di essere a grandi livelli anche in competizioni così importanti, sia per il chilometraggio sia anche per le difficoltà di natura tecnica. Comincia la salita per l'ultima volta, su a salire, e quindi Cycling Team Friuli davanti a fare l'andatura, e viaggiano con un ritmo impressionante, proprio davvero notevole, la velocità. Su questo che ritengo sia uno dei tratti più difficili. Si va verso quest'ultimo passaggio. Stenta a nascere la selezione, non ci resta che aspettare proprio il passaggio sul Gran Premio della Montagna per vedere chi riuscirà a mettere la ruota avanti, magari anche con qualche decina di metri sui diretti avversari. Sempre De Cassan, Davide De Cassan che fa l'andatura in testa al gruppo con Ermakov, suo compagno di squadra, Roman Ermakov, sulla sua ruota. Per ora non c'è nessuno che prende decisamente in mano l'iniziativa.
a parte gli uomini del segmento in Friuli che hanno iniziato la salita nelle prime posizioni e sono loro che stanno facendo l'andatura. Abbiamo chiaramente anche la possibilità di vedere ciò che succede anche nelle retrovie, cioè in coda a questo gruppo di testa. Ecco, ora la regia prontamente ce lo pone in diretta. Sulla destra vedete le retrovie del gruppo di testa, sulla sinistra invece la testa del gruppo di del gruppo che sta guidando la corsa con De Cassan. Non invece, ci sono spaccature, no. Davvero si sta salendo... impressionante l'azione che viene evidenziata in questa... in questo passaggio. Nelle retrovie invece Sergio Meris, che abbiamo visto particolarmente brillante al secondo passaggio, alla seconda scalata su Cade al Poggio, ora mi è sembrato perlomeno lui. Anzi, avrà avuto anche indicazioni, se, eh? Anche se lo vedo sulla ruota di De Pretto, attenzione, no? mi sono sbagliato. De Pretto che lo vedete in terza posizione. Anche De Pretto ha fatto le salite decisamente alla grande. De Cassan, veronese, di Cavaglione Veronese, è nato nel 2002 questo corridore qua, quindi 21enne, ha maturato un po' di esperienze. Silvio, ecco. Eccolo qua lo qua. Scatto. De Pretto con Pinarello, mi sembra. Sì, è lui, Alessandro Pinarello, sulla sua ruota. Sta faticando Alessandro Pinarello a tenere il ritmo di Davide De Pretto, che allunga ancora, perde contatto Alessandro Pinarello, non ce la fa a tenere il ritmo di uno scatenato Davide De Pretto, che poderosa. È scattato tra l'altro anche abbastanza lontano dal Gran Premio della Montagna, ancora sì. Lunga arrivare in cima. Scatto perentorio in faccia a tutti. Bravo De Cassan, che nonostante fosse abbia preso lui in testa la salita, con un ritmo regolare però riesce a reagire, perché si sta un esaurendo la spinta di Davide De Pretto, che comunque continua ad alzarsi sui pedali, mentre in difficoltà dorsale 98 Nicolas Milesi, lo vedete inquadrato ancora sulla destra, mentre sulla sinistra un Davide De Pretto scatenato che sembra non sentire la fatica accumulata ieri. La Liegi Baston Liegi dedicata agli under 23, conclusa in terza posizione, lo ricordiamo, prova conquistata da Busatto, anche lui altro corridore italiano vicentino come De Pretto. Abbiamo De Pretto tutto solo, che probabilmente arriverà al Gran Premio della Montagna e si toglierà perlomeno questa soddisfazione per poi lanciarsi in discesa e cercare di mettere più spazio possibile tra lui e il gruppo, ma sono vicinissimi comunque. Guarda che finale che ci presenta questa edizione del Trofeo Città di San Vendemiano. Attenzione, emozione autentica. Ripreso De Pretto e mi sembra Alessandro Pinarello, sempre lui, che si è ripreso, si è ripreso dalla diciamo così, dal momento di defiance, quando è iniziata la progressione di De Pretto. Insieme a loro c'è anche Davide De Cassan, sono loro tre che sono transitati nelle prime tre posizioni, Pinarello, De Pretto e De Cassan, eccoli qua. Adesso sarà bello vedere, anzi vedremo tutti insieme, che cosa si inventeranno i corridori per quest'ultima parte. Per quanto riguarda i chilometri, allora l'ultimo passaggio al Gran Premio della Montagna, chilometro 156, e quindi 14 chilometri, sì. Sì, erano 15.500 al Gran Premio della Montagna. Al traguardo di San Vendemiano, quindi siamo intorno ai 14 chilometri al traguardo. E qua ecco Pinarello che fa il classico gesto del gomito a De Cassan e poi a De Pretto, se la danno a gambe. E adesso con la nostra telecamera 2 vedremo, ecco qua, non è necessario aspettare più di tanto, perché si fiondano sulla ruota del terzetto al comando. Che finale si sta preannunciando, da emozione pura, possiamo dire a pelle d'oca proprio, no? Sì, sì, assolutamente. Assolutamente una situazione molto interessante, sono rimasti a galla chiaramente i corridori più talentuosi, quelli più preparati. In salita non avevamo dubbi che Pinarello e De Pretto avrebbero tentato di fare la differenza, ci sono riusciti, ma immediatamente chi era dietro comunque è riuscito a rientrare, quindi si è formato questo drappello di una decina di corridori al comando, forse meno, 10 corridori scarsi. Abbiamo due componenti del Cycling Team Friuli,
con il dorsale 28 è rientrato anche Andrea De Biasi, che insieme a Davide De Cassan forma la coppia della formazione friulana. Altri corridori che stanno inseguendo e soprattutto il team Colpack, che era rimasto fuori, ora sono rientrati ben tre componenti della formazione bergamasca. Attenzione, quindi formazione bergamasca che ha la possibilità di contare anche su un discreto numero di componenti. Arrivano altri corridori, quindi si forma questo gruppo di una ventina di atleti, infatti quasi 20, sì, che andrà a giocarsi il successo in questa 16ª edizione del trofeo Città di San Vendemiano, nonché 63ª edizione del Gran Premio Industria e Commercio. Un ultimo corridore che sta rientrando, un componente della formazione kazaka dell'Astana. Lo vedete sulla sinistra, la testa della corsa. Sulla destra invece vediamo un altro gruppetto di corridori che proverà a rientrare in questi ultimi chilometri. Mai avrei ipotizzato un arrivo così numeroso, perché qui si vanno a giocare il finale allo sprint. E non si può nemmeno dire che sia uno sprint a ranghi ristretti, perché sono più di 20 oramai i corridori in testa alla corsa. Attenzione, c'è spazio per provare a sorprendere anche in pianura. È più complicato, chiaramente, è più complicato anche perché ci sono diverse formazioni che hanno più di un componente, e quindi saranno le formazioni che prenderanno in mano la situazione per cercare di agevolare magari il corridore più veloce che hanno a disposizione. C'è anche Lorenzo Galimberti. Se non siamo mica tolto dall'elenco il corridore polacco dal cognome impossibile, Michal Sedzielewski. Dorsale 133. Chiamiamolo dorsale numero 133. Mica, l'amico Michal. Sto provando a fare la conta, ma credo che avremo anche notizie da Radio Informazioni fra poco. E hanno finito anche la discesa. Eh sì, meno di 10 km al traguardo ormai. E adesso puntano a Conegliano e poi il centro cittadino per imboccare il tratto conclusivo. Ecco, per quanto riguarda il finale, sarà il circuito di San Vendemiano relativamente più breve rispetto al circuito percorso all'inizio, però alla fine, attenzione, avranno percorso ben 171 km e 600 metri per questa competizione. Lo ricordiamo ancora, prima di arrivare sul traguardo, è la 16ª edizione del trofeo Città di San Vendemiano, 63esimo Gran Premio Industria e Commercio. Corridori under 23, classi 1.2 per questa prova a carattere internazionale, una prova attesa che chiude, mi permettete anche il termine, quella che continua a definire le internazionali di primavera, perché nella provincia di Treviso alla fine sono tante, anzi nel Veneto sono tante, perché ci dobbiamo aggiungere nel periodo pasquale anche la prova di Negrar. La prova di Negrar che si è corsa dopo il giorno di Pasquetta, il martedì successivo. Ora gli appuntamenti con le internazionali per quanto riguarda il Veneto e la provincia di Treviso, bisogna attendere il mese di agosto, esattamente il 13 di agosto, prima di Ferragosto, con l'internazionale di Poggiana, con il dorsale numero 10. Avete visto il campione kazako della categoria Under 23, Nicolas Vinokurov, un nome a caso, insomma, sì. in Kazakistan ciclisticamente parlando qualcosa significa, e lui, eccolo qua, lo vedete con il dorsale numero 10 e con la sua maglia di campione nazionale del suo paese, del Kazakistan appunto, con un Davide De Cassan indiavolato, e lui praticamente salita, discesa, pianura in questo caso, sta facendo un gran lavoro, non lascia scappare nessuno, nemmeno le mosche. Vediamo tra i suoi compagni di squadra chi potrebbe essere colui che proverà chiaramente a fare risultato per la formazione friulana, con Roberto Bressan che starà seguendo le operazioni e starà cercando
poi di cogliere magari qualche difetto nella condotta dei propri atleti. I propri atleti invece, in formazione del Sacchetti in Friuli, sono condotti in ammiraglia da Renzo Boscolo. Altri scatti quando la corsa sta è ancora lui, a Conegliano. Sì, siamo arrivati a Conegliano, la circonvallazione di Conegliano, con Pinarello che prova ad uscire dal controllo generale. Altri corridori che stanno rientrando, li vedete sulla destra, che si stanno avvicinando alle retrovie del gruppo principale. Gruppo molto folto. Ah, vorrei tentare, provare proprio a riepilogare quanti sono, ma sono davvero, davvero tanti. Altro scatto del 96, Luca Cretti, il team Colpac. Colpac Ballan con il dorsale 71, Edoardo Sandri della Q36.5, corridore trentino di Castellivano. Davanti allora De Preto, Vinokurov, Foldager, poi Galimberti, De Cassan, De Biasi, Favretto, Paletti in rapida successione, Silvio, poi c'è Pinarello, Araia. Andiamo avanti ancora con, dopo Pinarello e Araia, c'è Sandri in questo protoncino. Troviamo anche Bracalente, Creti, Meris, Gilabert, c'è Montoli e da Porto, e poi il nostro amico Mikhail dell'Unione Ciclistica Monaco, il corridore polacco, dorsale 133. Però le cose sono rimescolate, quindi questo è soltanto un parziale elenco dei corridori che sono sì, alla molto comando. Parziale. Sulla sinistra vedete però che c'è un terzetto che è riuscito a prendere il largo. Allora, siamo sempre con Cretti, con Pinarello e con il dorsale 29, scusate, Roman Ermakov, il russo della Cycling Team Friuli. Quindi tre tra le formazioni più quotate. Che siamo ormai a attenzione qui, mamma mia che pericolo anche per la nostra moto. L'unico che ha fatto la rotonda nella parte corretta è proprio Alessandro Pinarello, e la nostra moto ripresa. Stanno arrivando altri corridori, ecco, qui non vorrei che il presidente di giuria perché ora sono molto ligi a queste situazioni, anche per ragioni di sicurezza, che possa intervenire presidente di giuria, per tra l'altro un commissario francese, il responsabile Philippe Lambert, che potrebbe anche, insomma, grazie alle immagini televisive che ha a disposizione, intervenire, perché ora se si salta su un marciapiede, se si taglia il percorso, se si taglia una curva, in questo caso un rondò è stato saltato praticamente affrontandolo contromano, praticamente potrebbero esserci le condizioni per un intervento della giuria. Vedremo. Nel frattempo il terzetto con Cretti, Cretti, Pinarello ed Ermakov è stato raggiunto. Gruppo in lunghissima in fila indiana. Sulla sinistra ora a schermo intero la testa, sulla destra fino a poco fa avevamo invece la coda di questo gruppo, che io ritengo abbia circa una quarantina di componenti. Tornato a Cycling Team Friuli e a Roman Ermakov, l'atleta russo è 19enne, è nato nel 2004. Vuoi vedere che hanno pescato un altro buono? Certamente se è arrivato lì non deve essere uno scarso, perché insomma so che Roberto Bressan e Renzo Boscolo, insieme a tutto lo staff di preparatori, che insomma loro prima di tesserare un atleta lo scannerizzano proprio su tutti i punti di vista, per averlo tesserato, per aver accettato appunto di inserirlo nella loro formazione, evidentemente ha le qualità per essere inserito in questa formazione, e finora devo dire che non ha assolutamente dimostrato nessun timore reverenziale. Sì, non ha disatteso le aspettative. No. Siamo a 6 km dalla conclusione, c'è uno scatto davanti. Adesso diventa impossibile, per ragioni proprio di sicurezza, la nostra moto di avvicinarsi alla testa della corsa, ma vediamo anche in questa prospettiva schiacciata che c'è un corridore che aveva provato ad allungare, seppur sì, leggermente. Li vediamo uno o due corridori, e ancora c'è la copertura del resto del gruppo, e assieme a questo gruppo vediamo anche dei nuvoloni minacciosi che insistono forse sul campo di gara. Forse ce la fanno ad arrivare. C'è un corridore che ha un leggero vantaggio, mi sembra un uomo della Colpac ancora,
Sì, è un uomo della Colpack, vediamo di chi si tratta, con il dorsale 98. Si tratta di Nicolas Milesi, con un lunghissimo rapporto sta cercando di uscire dal controllo. Con il dorsale 52 abbiamo Luca Paletti e con il dorsale 29 è proprio Roman Ermakov. Luca Paletti ed Ermakov del Cycling Team Friuli, Paletti invece del Green Project Bardiani CSF, che si stanno riportando su Milesi, Nicolas Milesi, che continua con questo rapporto impossibile. Tra poco si formerà un terzetto al comando e attenzione, perché siamo vicinissimi al traguardo, potrebbe manca essere, mancano meno di 5 km al traguardo, raggiunto in questo momento Milesi, no, ma ci sono anche gli altri dietro, vedi che quando la telecamera si gira abbiamo una situazione di insieme diversa, Certo, ci eravamo esaltati un po' troppo in fretta. È ancora voluminoso il gruppo, però ci sono quei tentativi di cui abbiamo parlato anche in precedenza, che possono partire anche dall'ultimo chilometro. Vediamo il campanile della parrocchiale di San Vendemiano. Milesi non l'hanno ancora ripreso, con il suo rapporto impossibile continua a stare lì davanti, una ventina di metri di vantaggio nei confronti dell'avanguardia del gruppo. Azione da finisher, si dice così, vero? Sì, azione da finisher che si vedono sempre meno, anzi sono diventate rarissime. E ancora mantiene un esiguo margine di vantaggio e sono gli altri costretti a faticare per colmare questo leggero vantaggio, che poi non è molto, è 100 metri forse meno. Si sta girando intorno a San Vendemiano per prendere la dirittura dal verso da sud, sostanzialmente su questa bellissima retta d'arrivo, eccola qua, che dove tutto è pronto, anche con la nostra telecamera fissa che fra poco ci darà l'emozione del finale. Ha incrementato ancora un pochino, non lo so se era la telecamera che ingannava, ha incrementato un pochino ancora il vantaggio. Stanno faticando nell'andare a raggiungere, provare a raggiungere Nicolas Milesi, che con un continuo a ribadirlo, con un rapporto veramente lunghissimo che sembra faticare a spingere, perché insomma non è una pedalata, però è molto efficace evidentemente. Infatti. È molto efficace, perché dietro per ora non hanno avuto la capacità di andare a chiudere su Milesi. Beh, ci vuole una organizzazione collettiva per poter neutralizzare l'incedere di un corridore solo. Ha aumentato ancora il vantaggio, guarda, anche da questa curva ancora non si vedono, si vedono adesso gli inseguitori, sono quasi 200 metri il vantaggio, analizzati così ad occhio, chiaramente. Io credo che lui a questo punto senta di poter far sua questa importante competizione trevigiana. Si allunga la nostra moto, ma credo che fra poco entrerà in funzione la telecamera fissa. È aumentato Milesi, Nicolas Milesi, tra l'altro un ragazzo che viene dal fuoristrada, dalla mountain bike, e che sta facendo vedere, come tanti altri prima di lui che vengono da altri settori, che non gli mancano le qualità. Ha aumentato il vantaggio in modo esponenziale, si sta avvicinando anche il traguardo per lui. Questa curva sulla destra, mancano circa un paio di chilometri al traguardo. La prossima retta che incontrerà sarà proprio quella finale del rettilineo d'arrivo. Del rettilineo d'arrivo, e Nicolas Milesi, con questo rapporto lunghissimo, continua a fare la differenza e sembra, tra l'altro, non accusare perlomeno visivamente la stanchezza, che dopo 170 km di gara inevitabilmente arriva. Quindi un ragazzo che tra poco vediamo se riuscirà a resistere all'incalzare del gruppo. Dietro non abbiamo immagini dalla coda del gruppo, quindi non riusciamo a capire e a vedere se nel frattempo qualche formazione si è organizzata davanti, ma Milesi non si vede davanti a loro, perlomeno con l'occhio della telecamera mi sembra di non scorgere la sagoma di Milesi. Sì, forse si vede in questo momento, ma è ancora a due chilometri, 1800 metri per Milesi, 2 chilometri per il gruppo. Non è ancora scontato l'epilogo di questa interessantissima
manifestazione, Milesi sta dando fondo a tutto ciò che gli è rimasto chiaramente nel serbatoio per provare a portare a termine questo importante blitz che lo ha visto protagonista. Sembrava ormai raggiunto, invece, hai visto? Sì. Con caparbietà e determinazione è riuscito ad allungare ancora. Non è partito ancora dalla brevissima distanza. No, direi di no, direi di no, direi di no. E lui circa 5 km, 4 km e mezzo ha lanciato questo fendente e spinge poderoso, non guarda alle sue spalle. Si sta avvicinando il gruppo, non ha ancora visto l'ultimo chilometro. Sarà raggiunto, credo, se sarà raggiunto proprio all'interno dell'ultimo chilometro. Ultimo chilometro che ormai dovrebbe vedere all'orizzonte Nicolas Milesi, che cambia lato della strada, si porta sul lato destro, sinistra dei vostri schermi, sulla destra l'ultimo chilometro, quindi superato in questo momento. Attenzione, perché con ciò che ha fatto vedere fino a questo momento sembra sempre lì per essere raggiunto, ma è un osso duro, è un osso duro assolutamente. Qui siamo nelle retrovie, corridori che non hanno più la forza, la capacità di ritornare davanti. Si riduce un pochino però il vantaggio da questa inquadratura che è schiacciata, quindi sì, non facciamoci ingannare. Non possiamo avere la sensazione esatta di quanto sia il vantaggio, però da qua saranno 300 metri meno per raggiungere il sottopasso dell'autostrada e poi addirittura d'arrivo. Però il gruppo è inesorabile. Quando il gruppo si organizza, e lì troviamo anche sì, atleti appartenenti. La nostra telecamera deve andare via, sottopassaggio, e mancano 200 metri al traguardo. Qui, la telecamera fissa che ci fa vedere un volatone emozionante, Silvio, come non si vedeva da tanto tempo. Colpa Caballan sulla destra, dopo che è stato raggiunto Milesi. Vediamo, potrebbe essere un uomo del cycling team Frulli. Attenzione, perché questo invece è Anders Foldager, atleta danese della BS Carrera, e quindi Dario Nicoletti, il direttore sportivo, mette un altro sigillo nelle internazionali di questo mese di aprile. Dopo Col San Martino, la BS Carrera si porta a casa con Anders Foldager, spero di dire il cognome in modo corretto, atleta danese, con una volata imperiosa, tra l'altro, ha staccato tutti di ruota, si porta a casa il successo. Grande. In questa manifestazione di San Vendemiano, internazionale di San Vendemiano, 16° trofeo, città di San Vendemiano. Un finale al cardio palmo proprio, da cuore in mano, e adesso con il nostro studio mobile andremo ad avvicinarsi al vincitore per avere subito direttamente le interviste, come è stato fatto anche la settimana scorsa. Siamo riusciti ad avere ai nostri microfoni i protagonisti della sedicesima, la volta scorsa, del Giro di Primavera, questa volta invece con il trofeo città di San Vendemiano. Siamo già in zona premiazione, dove fra non molto potremo apprezzare e vedere anche il podio del cerimoniale, però prima gli ospiti. Sulla sinistra, questo Rallenti, vedete, sulla sinistra con il casco con quella riga bianca al centro, vedete Foldager che esce, si porta sul lato destro, sul suo lato destro, il sinistro dei teleschermi, e vince nettamente questo sprint l'atleta danese, mettendo in risalto delle doti non indifferenti. Tra l'altro, caschetto tricolore, tra l'altro, sì, verde bianco rosso. Seconda posizione un uomo del Cycling Team Friuli, staccato di due biciclette. Poi poderoso, ora aspettiamo chiaramente poderoso finale. Intanto vediamo che già stanno preparando il settore delle interviste. Pubblico delle grandi occasioni anche quest'oggi a San Vendemiano. Transenne ricolme di gente, tanti applausi per i protagonisti, un successo di carattere organizzativo. Intanto è passato anche Fabrizio Furlan, che è presidente della società che ha organizzato quest'oggi. San Vendemiano sono due le società, San Vendemiano e Cycling Team. Oggi il Velo Club San Vendemiano che organizza, con Fabrizio Furlan il presidente. Potremmo anche sentire subito il parere del presidente. Vedo che la nostra telecamera si sta portando su quella che è la linea del traguardo, forse
alla ricerca del vincitore. Beh, un finale così non era ipotizzabile, un finale così numeroso in una corsa così impegnativa. Ma sì, effettivamente ci si attende sempre selezione, ci si attende sempre, diciamo così, anche vedendo la tradizione di questa corsa, ma come hai sottolineato mentre stiamo rivedendo ancora il rallenti, così possiamo rivedere nuovamente l'azione veramente poderosa di Foldager, atleta danese della BS Carrera. Radente alla transenna, beh, sì. Di solito si controlla, come si suol dire, una parte della sede stradale, la prendo vicino alla transenna, evitando le sorprese che possono capitare sia da destra che da sinistra, e poi il finale a centrostrada, un volatone. Finale a centrostrada, guardando stile. Sotto e quindi rendendosi conto che nessuno era in grado di superarlo. Ecco, un epilogo non scontato, anzi, per qualche ragione abbastanza sorprendente, però il ciclismo si sta evolvendo, questi ragazzi sono sempre più preparati, quindi c'è questo livellamento verso l'alto. Le sorprese capitano sempre e per Foldager è stata una magnifica sorpresa. Sotto vediamo ancora lo sprint, ma è pronto per l'intervista Fabrizio Furlan. E allora sentiamo che cosa ci dice il presidente. Fabrizio Furlan, siamo al termine di un trofeo Città di San Vendemiano che ha regalato grandissimo spettacolo. È stato incerto fino all'ultimo. Ma sicuramente sono fiero di come è andata la gara, anche perché l'incertezza di chi poteva vincere era fino presso i 500 metri. E se adesso mi chiedete come va, adesso sto bene, sono contento perché tutto è andato per il meglio, qualche caduta ma ci sta nell'economia di una gara così lunga. Ringrazio comunque, devo ringraziare i nostri sponsor che oggi sono qui numerosi, l'amministrazione comunale e tutti gli aiutanti, perché oggi eravamo veramente tanti su tutto il percorso. Questo trofeo Città di San Vendemiano è stato indurito nel corso del tempo perché si arrivava spesso in volata. L'anno scorso a Solo di Guzzo, quest'anno in volata. Dunque l'anno prossimo si aggiungono altri passaggi sul Ca del Poggio. Non posso dire che aggiungo altri passaggi sul Ca del Poggio, altrimenti qualche direttore sportivo mi fa seco, no. Quest'anno ho visto un gruppo leggermente più folto degli anni scorsi, ma poi io credo che sia sempre il parterre di gara che fa la differenza. Aggiungere un giro in più, un giro in meno di Ca del Poggio non credo che proprio faccia la differenza. Comunque sia, abbiamo già un qualcosa in cantiere di novità per l'anno prossimo. Grazie a Fabrizio Furlan, la linea torna allo studio. Tanto abbiamo sentito Fabrizio Furlan, il presidente del Velo Club San Vendemiano, contentissimo di questa edizione e soprattutto della risoluzione della corsa che si è diversificata rispetto alle edizioni precedenti. Io credo che fra poco avremo, Silvio, anche il vincitore ai microfoni di Andrea Fin, prima di passare alla cerimonia. Alla cerimonia di premiazione. Dobbiamo dire che questa edizione del Trofeo Città di San Vendemiano e Gran Premio Industria e Commercio ha avuto un ottimo lotto di corridori alla partenza, bene 156, 28 le formazioni, 10 di queste provenienti da terra straniere a dare diciamo quel tocco di internazionalità che non può mancare ad una competizione come questa, anche perché, diciamolo pure, gli organizzatori lavorano anno dopo anno per mettere insieme un qualificato lotto di partenti. Intanto ci giunge comunicazione dalla nostra regia che ai microfoni di Andrea Fin è pronto per l'intervista del terzo classificato. Sentiamo. Josué Epis, un terzo posto, un altro piazzamento dopo il quarto tenuto al Giro di Sicilia, che comunque non fa che confermare l'ottimo stato di forma che stai in questo periodo. Sì, sicuramente è un buon piazzamento, però sono molto deluso perché oggi volevo vincere, ci tenevo molto. Abbiamo bisogno sia come squadra, sia ne ho bisogno io e spero di sbloccarmi il prima possibile. Cosa è mancato per battere Anders Foldager sul rettilineo fino d'arrivo di San Vendemiano? Ho dovuto sacrificare Davide De Pretto perché ce l'aveva un uomo della colpa che sono dovuto partire i 300 metri. Quindi le gambe erano anche quelle che erano, dopo i 170 km e mi è mancato lo spunto finale, però dai, un terzo internazionale si può essere anche soddisfatti. Grazie ancora a Josué Epis e complimenti per questo terzo posto, la linea torna allo studio. Andiamo
ancora la linea dallo studio per, in attesa poi di avere anche il primo e secondo classificato, e poi prima di completare la nostra diretta vedremo anche il podio e quindi metteremo il sigillo, diciamo, il sigillo a questa edizione del Trofeo Città di San Vendemiano con i primi tre classificati. Sarà gioia autentica per il pubblico e per chi è rimasto con noi ad assistere. Piazza d'onore, allora Andrea Fine, che vedo è pronto anche con il secondo classificato. Se è pronta l'intervista con Andrea Fine, sentiamo, dovrebbe essere Andrea De Biasi, sentiamo un po'. Andrea De Biasi, secondo posto a San Vendemiano. Il Cycling Team Friuli ha lavorato molto quest'oggi anche per te, per il tuo sprint. Come è andata? Ma sì, è una gara che tenevo particolarmente, l'avevo cerchiata col rosso a inizio anno e sono arrivato alla gara molto, molto in forma. Avevo fatto sesto a Belvedere e sapevo che era una buona cosa per arrivare qua. Oggi la squadra è stata perfetta, eravamo quasi tutti davanti nel finale, hanno lavorato per me per lo sprint. E poi niente, lui era più forte, il ragazzo della BS era più forte e un secondo posto che va bene. Abbiamo visto un grande lavoro anche da parte di Davide De Cassan, di Giovanni Bortoluzzi, un Cycling Team Friuli che voleva arrivare allo sprint quindi. Ma sì, nel finale quando li ho visti con me gli ho detto di tenere la corsa chiusa perché comunque sapevo di essere una delle ruote veloci di quel gruppo magari. E loro l'hanno fatto, quindi devo ringraziare veramente tutta la squadra perché oggi sono stati perfetti. San Vendemiano lancia i giovani campioni, i tuoi prossimi obiettivi quali sono? Ma adesso vediamo gara per gara, quando si sta bene bisogna sfruttare ogni occasione, io sto bene e quindi vedremo. Grazie anche ad Andrea De Biasi, lo lasciamo al cerimoniale di premiazione, la linea torna allo studio. Prendiamo ancora sì, la linea dallo studio per le fasi conclusive di questa sedicesima edizione del Trofeo Città di San Vendemiano e ci siamo con il vincitore, sì, eccolo qua. E allora subito la linea a San Vendemiano, Andrea Finne e al protagonista principe di questa giornata. Anders Foldager, after Trofeo Piva, team BS Carrera wins also in San Vendemiano. Yeah, fuck. We had a great start of the season. We are a strong team with several riders. Yeah, so when Villa is not here, we have to pick it up. Today is a beautiful day for you. What about the final of the race? Oh yeah, it was a great race. I knew that this is a great parcours for me. So I just wanted to stay with the front and try to do the sprint. I had a little crash in the climb, the second last time, and after that, when I re-entered the group, I just wait the sprint. This victory is for? This victory is for me, it's for the team. Yeah, it's for everyone who helped me to get here. Thank you very much, congratulations. La linea torna allo studio, questo era Anders Foldager, vincitore del 16° trofeo Città di San Vendemiano. Allora, dopo l'intervista sentiamo anche Silvio, cosa ha detto? Sì, no, la traduzione delle tre domande a cui ho risposto, le tre domande di Andrea Finne, chiaramente contento per la squadra che dopo il successo al Trofeo Piva con Villa ha conquistato quest'altro prestigioso traguardo. Per quanto riguarda lui è stato vittima anche di un incidente, poi è riuscito a rientrare sulla testa della corsa e a concentrarsi su questo sprint dove riteneva comunque di avere ottime possibilità di poter emergere e direi che insomma, ciò che ha fatto vedere lo testimonia con una certa chiarezza. Vedo che si sta popolando nel frattempo il palco del cerimoniale, sempre con Fabrizio Furlan attento anche a questi aspetti di carattere organizzativo. I tre corridori mi sembra di averli visti là vicino. Allora Silvio, riepiloghiamo già da subito chi sono i protagonisti, il primo, secondo e terzo posto, così da dare già l'informazione a chi ci sta ascoltando e poi credo che saremo alla cerimonia. Allora, il vincitore che è insieme al suo direttore sportivo Dario Nicoletti, anche lui è un ex professionista, lo vediamo qui, il danese Anders Foldager, 22 anni, ha già fatto degli stage nella scorsa stagione con
la formazione australiana che ora si chiama Jaico Alula, che l'anno scorso era Bike Exchange, un corridore che anche l'anno scorso era tesserato per la BS Carrera. In seconda posizione, portacolori del Cycling Team Friuli, Andrea De Biasi, battuto nettamente, e lui a sua volta è riuscito a superare di pochissimo invece Josué Epis della Zalf Euromobil Fiore, che andrà ad occupare la terza posizione del podio, il terzo gradino del podio. Questo dunque è il risultato finale della competizione. Mentre osserviamo, abbiamo osservato il tavolo delle premiazioni, forse sono ancora in attesa delle autorità. Renzo Zanchetta però è già pronto, è vice sindaco di San Vendemiano e quindi non dovrebbe poi mancare molto alla cerimonia di premiazione. E dobbiamo soltanto fare una considerazione, che al di là delle ipotesi e delle aspettative che poteva concederci questa edizione con i passaggi al Gran Premio della Montagna 5 volte su Cade del Poggio, dove le ipotesi tutte quante convergevano nel dire che poteva essere un arrivo a ranghi ristretti, se non un arrivo isolato. Ci avevo provato, a dire la verità, no? Cioè, è il secondo successo in questa stagione. Anders Foldager aveva già conquistato il Memorial Polese, battendo il 4 marzo scorso, battendo Alberto Bruttomesso e Kevin Bonaldo, nell'occasione in terza posizione, quindi secondo successo per lui, un corridore che ha già fatto alcune esperienze anche tra i professionisti, in prove appunto professionistiche, trofeo La Iguaglia, Per Sempre Alfredo, altra manifestazione da poco nata che si corre in Toscana, riservata appunto alla categoria professionistica. Ha partecipato a tutte le internazionali che si sono corse nella nostra regione finora, si ritirò al trofeo Piva che fu conquistato dal suo compagno di squadra Villa, settimo al Giro di Belvedere nel giorno di Pasquetta, 55esimo al Palio del Recioto martedì scorso, evidentemente una gara e un percorso non particolarmente adatto alle sue caratteristiche, primo oggi a San Vendemiano. Che non è una sorpresa, insomma. No, non è una sorpresa, è un ragazzo che ha già fatto alcune esperienze anche tra i professionisti la scorsa stagione e già in questo inizio di stagione. E direi che oggi l'abbiamo visto poco, però sempre costantemente nel gruppo, diciamo così, che contava, in salita si difendeva e poi allo sprint abbiamo visto che ha fatto una nettissima differenza. De Biasi alla premiazione per quanto riguarda il secondo posto, Epis invece, corridore di Zalf Euromobil Desirée Fiore, ha già ricevuto il premio e adesso la proclamazione del vincitore sarà apoteosi proprio da parte del pubblico che ancora staziona in zona cerimoniale per gioire il godere di questa bella giornata, di questo bel pomeriggio di ciclismo da San Vendemiano. Non ci resta, Silvio, che ringraziare chi ci ha seguito in questa lunga diretta. Noi diamo sempre l'appuntamento alle prossime competizioni, nel prossimo immediato futuro daremo anche comunicazione attraverso i social quando ritorneremo per le dirette streaming. Intanto però un cordiale saluto da parte mia, un cordiale saluto da... Grazie Mario, un saluto a tutti anche da parte mia. Grazie per averci seguito, buona continuazione.